PlayStation, è un gioco pseudo horror. Mi hai fatto venire sete. Che bevi? Acqua, raga, mica. Che devo bere? Alcol. Effettivamente non è lo stesso, ho capito. E per fortuna avevi gli occhiali. Vabbè, li ho messi dopo, dai. Li ho messi dopo, Mizzi. Non è che adesso, cioè. Vi voglio bene, ma non così tanto. Ti adoro, ciao God of War. Level up, ciao Filippo. No, ragazzi. No, se era level up l'avrei sponsorizzata e l'avreste già comprata. In realtà, Dorime. Vabbè. Spoiler, non fa paura. No, in realtà a me sì. A me fa paura. Comunque c'è acqua qua dentro. Allora, andiamo avanti, che sto dicendo una marea di cazzate e non mi sembra il caso. È una marea di cazzate. Ciao Johnson, ragazzi, ditemi se il gioco si vede. Se vede? Se sente? Pronto? Sì, grazie di avermi salutata. Io saluto tutti. Oh, buono, Gaglietta. Ah, io saluto tutti, raga. Perché non dovrei salutarvi? Se vede, sì, chef. No, Sammo, sei rimasta prima te. Si vede. Ah, Lux, bravo. Ci sono due Lux, comunque. Lux e Lux e basta. Allora. Riepils della storia. Riepils un attimino della storia. Fermi tutti. Sulle mani. Ciao, Ivi, buonasera. Allora. Me lo pone che battute orribili. Allora, Repils. Riepilogo è una rapina? No, non è una rapina. Vabbè, dipende come la vedi. Dipende da che punto di vista. Se per te è una rapina, potrebbe. Allora, riepilogo. Per me ti rompi prima di finirlo. Ma no, Yoshi, in realtà mi sta piacendo il gioco. In realtà mi sta piacendo. Tre volte non capivo. Perché ci sono tante Lux in questo canale Lux. Quindi, cioè, non so come chiamarti. Allora, riepilogo. In sostanza siamo stati presi in allora. Allora, Repils. Iniziamo. Allora, Repils. Come si spiega l'isolation alle persone? Non lo so spiegare. Allora, Repils. Eravamo tranquilli nella nostra astronave in un giorno di pioggia. In realtà nello spazio non piove. Ma in quel momento pioveva. Asteroidi, ma pioveva. Fidatevi, entrate nella mia testa. A un certo punto incontriamo un'altra astronave. E ci rendiamo conto che in quell'astronave sta succedendo qualcosa che non va. Qualcosa che non va. No, vabbè, Cosa succede? I nostri tizi, tipo lei, il mio personaggio e altri tizi di questa astronave, vanno nell'altra astronave per capire cosa sta succedendo. Cosa sta succedendo? Vabbè. A un certo punto, bam! Esplode tutto e rimaniamo intrappolati in una nave, in un'astronave, con un alieno dentro. Ora, cosa ci insegna il gioco in realtà? Cosa ci insegna alla base? Qual è la teoria alla base? Fatti i cazzi tuoi che campi 100 anni. Vedi, bravissimi, applausi. Applausi, bravissimo. Fatti i cazzi tuoi che campi 100 anni, sempre. Tu potevi continuare la tua strada, prendi la tua navicella, certo ce l'avevi, andavi dritto e non ti scontravi con nessuno. L'alieno non ti ammazzava e non ti disintegrava tutto. E invece no, sei andato là perché sei curioso e sei stronzo e quindi fatto. Ora cosa è successo? Abbiamo conosciuto l'alieno. L'alieno è un alieno che smocciola. Non si è soffiato il naso, quindi smocciola tantissimo l'alieno. Dai condotti in alto, smocciola un sacco, ragazzi, fidatevi. Metti la canzone di Rita De Crescenzo, così lo distrai, potrebbe. Ciao Samu, potrei. Quindi lui smocciola e fa degli strani versi, tipo dei versi un po' ambigui, tipo poi qualche volta scorreggia pure, ho notato. Comunque, non hai visto i film? No, io sì, i film non l'ho visti, grazie Mr. J. Poi a un certo punto cosa succede, signori? Avvenimento straordinario. Riusciamo a tornare indietro. Veda che io sto facendo un repils, ma sembra il modo di spostarmi questo. Questo mi ha spostato, raga. Poi c'è un sacco di spazio, perché doveva venire dove ero io? Non so. Bro. Mi fare il maranza dentro l'Alien Isolation. Ciao Charlie, ciao Damio, ma come no? Sono dei capolavori, aspetta.
Cos'è successo? Salviamo i tutti i tizi. Manco ci ringraziano sti pezzi di merda bastardi. Ciao Angelo, me l'ha appoggiato, sì. Manco ci ringraziano sti stronzi. Scopriamo che le persone che hanno risvegliato gli alieni sono degli esseri umani. E sono quelli che fanno parte dell'astronave che stavamo aiutando. Quindi, per la seconda volta, il gioco ci dice: fatevi i cazzi vostri, cagambate 101 anni. Proprio il gioco te lo sta dicendo, praticamente. Il gioco te l'ha detto, raga. Federico, bentornato per il nono mese all'interno della community dei comp, pupo, bentornato. Ma allora, hai visto Cobra? Te lo Cobra, Cobra. 0 di 0 SS di 0 di 0 SS di 0 di 0 SS, SS esatto. Di 0 troppo SS simpatica, grazie pupa. Ciao streamer, buonasera. Ciao Roca, buonasera. Sono morti. Allora, sono morti, sì. Sono morti. Ciao Armando, buonasera. Sono morti. Signore Fede, grazie mille e bentornato e grazie ancora a Bociao per il Cosa dobbiamo fare noi adesso? Adesso questo tizio bastardo, ora ve lo faccio vedere chi è quello che ha liberato gli alieni. Questo qua, perché dovete guardarlo in faccia e sputargli negli occhi. Questo uomo disagiato Lux, lo so. Questo uomo disagiato ora è in ostaggio nella nostra navicella, perché l'abbiamo salvato. Ci ha portato gli alieni, sto pezzo di merda. Ha la faccia da stronzo, perché è un coglione. Lascia fare con coglione, anche lui lo sa. E adesso, capito? Ma si vede che non conta due neuroni. Ma non ce li ha due neuroni, Rieka. Neanche uno ne ha. Guarda, gli è esploso. Guardala, gli occhi così. Gli è esploso. Tanchino, bentornato alla community per 21 mesi. Che sta giocando Elden Ring, poverino. In quella nave. Esatto, Roca. In quella nave. Tu sei andato in quella nave, sì. Adesso. Mano che saluta. Ciao, Tanchino, bentornato. Bentornati a tutti. Ciao, Tony Kane. Adesso. Il vero scopo del gioco è tornare in quella nave. Quindi, dopo che tu hai capito che ti devi fare i cazzi tuoi, cacambavi 100 anni, ci torni di nuovo. E allora sei un coglione di merda. Quindi noi adesso ci stiamo a tornare. Pa terza volta, signori. Ciao Alex, va terza volta. Ciao Sonny. Oh, adesso ci torniamo. Ciao Veno. Ma come tornare? Adesso ci torniamo. Morale della favola: giocate agli MMO e non cagate nessuno. Esatto. Ciao Tony, buonasera ragazzi. Grazie mille a tutti per i like, per tutto quanto. Grazie. Beh, l'ho spiegato bene il Repils. Me lo fate un applauso? Me lo faccio da sola. Applauso per il Repils. Non c'è due senza tre. E il 4 viene da 6. Il 4 mi faccio inculare dall'alieno. Leonora, muoio pure io. Vaffanculo. Detto proprio molto bene, grazie mille. Un po' dislessica, ma dai, Cali, abbonamelo. È stato un repulse molto sexy, grazie. Comunque, ragazzi, la trama non è questa. È questa, ragazzi, la trama è proprio questa qua. Non vi preoccupate, proprio come l'ho detta io, è proprio questa. Ciao, Caterina, è proprio questa. Ciao, Skeller, fidatevi, raga, non sto scherzando. Allora, iniziamo. Che bastardo, molto. Signori, io direi di andare e tornare dove mi dice lui di andare. Che bastardo. Ma allora, non... come fai ad andargli contro? Non puoi andargli contro, quindi devi... Come sta andando? Bene, Rup, va tutto bene alla fine. Va tutto bene. Ora dobbiamo andare dove cazzo mi dice il gioco, perché non ne ho idea. So solo che non voglio becca... Di là. Scusate, ho sbagliato. Vamos senza... Adesso, ragazzi... Puntare all'alieno merdoso. Già mi viene l'ansia, perché sto alieno lo odio. Mi fai sempre compagnia, Sonia, ne sono molto fiera. È un onore per me di farvi compagnia, ragazzi. Ciao Atreus, buonasera. Sei troppo simpatica, grazie. Ho la simpatia perché le tette non me le hanno date. Mi hanno detto stai in coda per la simpatia, perché la bellezza non ce n'è. L'abbiamo già data ad altre persone. Ho preso la simpatia. Ciao Flumi, buonasera. Dove cazzo devo andare? No, non lo so dove devo andare. Salve signorina. Lei. Ci passo? Oddio, dai, ci passo, minchia. Vabbè, ci passo. Sto alieno ti ammazza degli infa. Sì, esatto. Si chiama Alien Isolation, ragazzi. Il lanciafiamme, tienilo con non sprecarlo.
E chi lo spreca? Però dove devo andare? Mi sono perso. Come mi fai a perderti in un'isola? In un'isola, vabbè. Una nave spaziale 4x4. Oggi ho preso 4 a scuola per guardare la live. Raga, non dovete guardare le mie live la mattina. Fidatevi. Scusi, lei signorina del mestiere? Sì, anche lei dovrebbe essere del mestiere. Wait, sono Lingard. Ho appena esaminato una paziente con... Beh, non ho mai visto niente del genere. Vi devo alzare il volume, raga. È una parassita di tipo sconosciuto. Ma lo sentite? Ho controllato velocemente il nome che mi hanno fornito. È uno Shur, Nicolò. Registrato a Sevastopol. Credo sia salita a bordo di recente. Ne sai qualcosa? Non so cosa stiano facendo Sinclair e i suoi uomini. Non lo so. Ma questo doveva essere rilevato durante la quarantena. Chissà che altro avranno fatto entrare. Hanno fatto entrare di tutto. Mi sta aspettando con il suo capitano nel mio studio. Vieni qui subito. Minchia, mi sento in Italia. Mi sento in Italia. Chissà cosa hanno fatto entrare con la quarantena. Minchia, noi uguale. Oh, mi raccomando, mettiti la mascherina. Sì, sì, va bene. Siamo in Italia, ragazzi, palesemente. Palesemente italiano il discorso. Fidatevi, fidatevi. Siamo noi, siamo noi. Diego, non ridere. Non ridere, è la realtà dei fatti. Babbo, un fare danno. Io, salvo. Per non sapere né leggere né scrivere, io salvo, che nella vita non si sa mai. Vai, vai, salvo. Lascia fare. Buonasera, fonduta. Buonasera, ci mancavi solo tu in questo canale. Buonasera. Mi sta avvelendo una fame. Mamma, una fame. Tra fonduta e gattini. No! Dorime. Interrimo ad appare Dorime. Perché io ho uno che si chiama Gatto al Forno. Non hai cenato? Sì e no. Torno sepolcride. Buon divertimento. Ciao Tank. Fondiamo i gattini. No! Devo tornare indietro, raga. Vado a prendere mamma al lavoro. Cabre, buon... Mi raccomando, vai piano, Vai in macchina, ma vai piano. Gatto imploso, te chiami così? Ciao, Steffi. Alza in alto la mano, segui il tuo capitano. Muovi a tempo il bacino. Mio figlio non ha fatto il vaccino. Buonasera, Doma. Mi viene da ridere. Ciao, Riri. Ciao, Mike. Vabbè, mi viene da ridere. È andata così. Tosta cattiveria contro Riri, i gatti. Ma che cazzo? Ci sei? Sì, ci sono. Sì. Però. Riccardo è davanti a te. Ho mandato Samuels alla sala preparazione. Ciao, androidi. Appena quella cosa sarà morta, farò in modo di farlo accedere ad Apollo e disattivare l'isolamento. E Samuel sa d'accordo? Ha detto che voleva aiutarci. Perché c'è la canzone Dorime? So perché le metto io le canzoni. E poi è un sintetico, è più facile per lui entrare lì. Infatti, faccia delle scenette comiche attraverso i miei suoni, tipo di salvare Sevastopol dal disastro imminente. Il disastro imminente è già successo. Infatti. Ora possiamo solo ammazzare quel mostro. Ad esempio un sacco di suoni, tipo questo. Aspettavo la navetta, quindi ci provo. Ciao Manuel, ci provo. Un euro, sì, costa poco il gioco in realtà, Pietro. Grazie Lodo. Almeno i ricci godono. E io un po' meno. Madonna, quanto è alto il volume, cazzo? Mi regali Alien? Ma manco io me lo sono comprato. No, scherzo, ho comprato, bro. Costato 8 euro, costato niente. Oggi niente cuffie, tra poco le metto. Tra poco le metto. Allora, giusto andare di qua? Oddio, raga, è giusto andare di qua? Oddio, non sto capendo. Sì, è giusto. È giusto? Mi è meno... Ah, sì, torna agli alloggi. Ma porco il cane. Cane, ho scaricato Twitch solo per te. Grazie, Riri. Sì, perché alcuni di voi vengono da TikTok, quindi grazie mille. Grazie mille per lo sforzo, raga. Grazie, Mike. Magari un giorno ci arriveremo, Mike. Chi lo sa? È solo grazie a voi se riesco a ottenere qualcosa nella mia vita come streamer, no? Bisogna sempre ringraziare il proprio pubblico per quello che sia. E voi siete il pubblico.
Non sento un cazzo, perché? Minchia, quanto odio. Io lo odio Windows quando si aggiorna. Mamma mia. Mamma mia, che merda Windows. Ma perché mi ostino a utilizzare Windows? Dio santo. Why io mi ostino? Why io ostinarmi? Vabbè, niente. Che palle. Niente, non funzionano le cuffie. Sì, voi sì. Le casse si sentono e le cuffie no. Vabbè, dai. Va bene. Ciao Carlo, ciao Cherry, grazie per il follow. Raga, volevo ascoltarlo dalle cuffie, ma non, non funziona. Costa da 5 euro? No, Pietro, oddio. Oh, Pietro, costava 8 euro Alien Isolation pochi giorni fa, quando l'ho preso io. Ciao Cherry, se vedo l'alieno mi lancio. Sono nella torre Sistek. Ti dai da mangiare, non ho capito. Cuffie dei cinesi. No, ma non sono le cuffie, è Windows. Minchia, ora come faccio a sentirlo, raga? Io senza cuffie non lo sento l'alieno. Dio santo. Io non lo sento l'alien senza cuffie. Ciao Sharp. E non le puoi cablare? Non ci metto così poco, Samu. Non ci metto così poco a cablarle. Ci vuole un po' per cablare le cuffie, perché non sono le cuffie il problema, è Windows. Dio santo. Io odio quando si aggiorna, perché Windows aggiornato è, per tutti gli streamer e videogiocatori, è un dito nel culo proprio infilato. È un grosso dito nel culo. È dietro di me. Metto io le cuffie. Ditemi se sentite rumori, ragazzi. Avvisatemi, mi raccomando. Piano. Comodo sto dito. Proprio. Oggi invece di morire 10 volte ci muori 20. Un pochino di più. Un pochino di più. Allora, vuole che vado di qua. Posso correre? Oddio, secondo me no, però. Però perché mi dice di andare di qua? Ah, di là. Non l'avevo vista la porta. Minchia, è così grossa che non l'ho vista. E poi dove sta il divertimento? Ma perché siete nate cacche pupù? Morirete cacche pupù. Non correre, è che non sto correndo. Ciao Rastino. Allaccialo bene il pannolone. Grazie Diego. Ragazzi, me lo sono messo il pannolone. Oh, è questo? Chi è? Ma chi sono questi? Mi hanno detto di averlo visto. E un po' di persone sono scappate. Se lo vediamo, scappiamo e basta. Sì, scappiamo un cazzo. Ciao Giovi, ciao Vance, grazie mille. Ma quale scappi che te prende sicuro di petto, va? Ma cosa scappi, bro? Ma li devo uccidere? Ma dove sono? Oh cazzo! Finalmente vi ho trovato. L'avevo visto. Ma li posso ammazzare? Pronostico attivato. Amici Siamo tuoi, non credo che siano amici miei, non ce la più. Sono tuoi amici. Ma sei Quel sicuro? Il mostro è qui. Ah, sono i miei Sentito? Amici. Sentito? Andiamo. E l'ammazzo ridevo tantissimo. Ciao Fabio. Se li sciuttavo ridevo tantissimo. Avevo tanto, raga. Se ti immagini io con la pistola a colpi spianate, tipo. Scusate. Ascoltami bene. Devi andartene ora. Sì, Prendere Claire, il gatto e correre a casa. Il gatto Dobbiamo non c'è. Trovare un posto sicuro finché la Sigson non manda. Il gatto non ce l'ho. C'ho qualche gatto qua in live su Twitch, ma non quello che mi dici tu. Non ricordo come si chiama, quello che ha un odore Fregata. Strano, Ciao, pupa. Aveva qualcosa nel cappotto. Oh, no, forse una. Ha fatto finta di non vedermi. Cosa aveva nel cappotto? Non parlare con nessuno. Non dire dove stai andando. Non si Ti raggiungo appena posso. Non si mai. Ho capito. Ho capito. Devo andare lì. Come ci vado lì? Devo salire qui. Vediamo.
Ma il doppiatore di Pagamin di Far Cry 4 dovrebbe... Ciao Alex, ciao Pupo, ciao Daniele, buonasera. Ragazzuoli, buonasera a tutti, benvenuti in questa live di persone con estremissimo disagio. Benvenuti. Wait, non dire le parolacce. Come facciamo a chiuderla dentro? La torre è in grado di... Non le dico le parolacce, promesso. Alien Isolation, Diabla. Per il pelato Mastrolino. Ma no, è morto. Il pelato è morto, raga. Il pelato è morto in 2 secondi. Cioè, l'ho trovato. Ciao, come stai? No, bene. Oggi mi sono depilato la pelata. Me la sono fatta meglio, più lucida. La vedi? Sì. Morto. È stato intenso. Ciao, Foxy. Foxy, scusami. Ciao, Foxy, buonasera. Mastrolindo. Lo chiamano Mastrolindo, ma non so perché. No, non ci assomigliava nemmeno a Mastrolindo. Mastrolindo è un figolo della Madonna, raga, scusate. Breve ma intenso. Morto. Allora, questo è stato il posto in cui per la prima volta abbiamo trovato l'alien. Usa il terminale della reception per aprire il portello. Ed è ancora qua. Benissimo. È ancora qua. Oh Cristo. Buonasera, Lux. Ciao, Virgi. È ancora qua. C'è la partita stasera, ragazzi. Lo so. C'è la Juve, mi sa, eh? C'è la Juve. Breve, ma non mi ricordo cosa dovevo dire. Ecco. Allora, raga. Forza e coraggio. Forza e coraggio. Juve Milan. Era il condotto. Piano. Ma dov'è? È qua sicuro. Ora apro le porte e mi spunta. Sono juventino ma resterò qua con te. Troppo gentili, ragazzi. Grazie. Ma è qua sopra. Oh santo cazzo. Sta smocciolando? Grazie Alessandra per il follow. Grazie Carlo. Grazie ragazzuoli. Benvenuti. È qua. È qua, raga, è qua, lo sento. Sta proprio qua, sta. Ciao Alessandra, buonasera. Andiamo, piano piano. Lui dice che non devo andare di qua, ma di là non ci posso andare. Ti giuro non mi perdo una live, grazie Eri, thank you, troppo gentili ragazzi. Mi sorprendi sempre, Diabla? Hai visto che brava che sono? Che hai visto che forte che sono? Oddio, non tanto però. Qualche volta mi ci metto. Sta smocciolando? No. Il segreto è inclinare il monitor per non spaventarsi. Sì, lo lancio per terra, guarda. Raga, ma perché il gioco vuole che vado di qua? Non capisco. Ma non ci posso andare di qua, è chiuso. Portello bloccato. Però devo andare di là. E come ci vado di là, scusami? Che mi stai facendo girare i cazzi. Come ci vado? Ah, forse col computer. Col computer, condotto? Hai ragione. Sono stupida. C'è un condotto che mi può portare di là, se non erro. Però non mi ricordo dov'è. Ci sono più alien. Sì, Picchio, ho capito. Non mi devi spoilerare le cose, però. Stai calmo. Sapete, c'hai l'ansia di dirmelo, Picchio. Per forza c'avevi l'ansia di dirmelo. Sì? Ora che l'hai detto, cosa ci hai concluso? Dimmi, Picchio, dimmi. Buonasera, Johnny. Sì, ma toccami la casca. Che ricordi indelebili. Raga, ma può essere che ho sbagliato strada comunque? Lui mi segna là. Ma io lì non ci posso andare. Non lo trovo il condotto. Ciao Serena, buonasera. Io non lo trovo. Sì, devo andare al computer sicuro e aprire la porta, Pollo. Devo sbloccare la porta perché i condotti non ce ne sono di là.
Anche nel Nisone ci sono ricordi indelebili sulla PS. Vabbè, nel... ma allora. Ah, sulla One. Ah, ok, Johnny. Sull'Xbox. Il revolver ce l'ho. Ce l'ho pure carico, se non erro. Fammi vedere. Sì, ce l'ho carico. E. È qua, è qua, è qua. È qua. Piano. Piano. Ok, apriamo le porte. Apriamo il portellone. Eccolo qua. Apri portello. Riccardo sta finalizzando l'isolamento. Devi chiudere i portelli di sicurezza intorno alla tromba, sì, delle scale. Poi io risalvo. Scorte, l'accesso per la manutenzione e la reception. Ho solo aperto la porta. Sto gioco sono le mutande sporche. Ma sì, perché sto gioco fa abbastanza spaventare. È qua sopra, raga. Io non lo sento bene, però. Mi vorrei le cuffie. Che palle. Oh cazzo. Che ci fa un androide? Raga, che ci fa un androide qua? Ciao, Fantastic. Perché non chiede a me riguardo i protocolli di sicurezza? Che cazzo? E mo? Posso passare? Non ti gi... Non ti girare, bro. Ciao Colombo, grazie mille. Ciao Santo, buonasera. Ti prego, non ti girare, bro, ti prego. Ok. Adesso? Scendo? Oh, porca troia. Sta smocciolando. Sento il verso, lo so, lo sento anche io. Piano piano però, Name. Cazzo. Cazzo. Dov'è? 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 È passato, eh? È passato l'android, ma non lo vedo. Aia. Ti immagini ha salito le scale? Ah, Alien Isolation, raga. È uno pseudo horror. Comunque, horror ambientale sicuramente. Più che altro mette ansia l'alieno che c'è. Però che paura. Vaffanculo. L'alieno che c'è sopra di noi. Ciao Riccone. Quello per cui mi sto cagando addosso. Allora, c'è l'android. Allora lo finiamo, no Omi, lo finiamo venerdì. Abbiamo fatto il conto delle ore che mancano. Lo finiamo all'incirca venerdì sera. È qua. Ah, è là. Buonasera Giacomo. Buonasera. Ma dove cazzo devo andare? È giusto qua, però devo continuare a salire. Meglio, ciao Ivi. Molto bello, Crisi. No, 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 io sto accovacciata. Il livello di contenimento dei rischi è molto elevato. Sì, e infatti questo gioco viene dal film di Alien, Diabla. Passi pesanti, molto ma lui è ancora qua. Cristo. Me ne vado. Molto bello, molto. Ciao Papera, buonasera. Comunque stanno facendo un sequel, mi pare. Aspetta, ma del film o del gioco, raga? Perché Dara mi ha detto che sognava un sequel di questo gioco. Del gioco? Glielo devo dire a Dara, raga. Perché quello impazzisce se lo viene a sapere. O forse lo sa già. Errore. Errore. Allora è meglio che lo stiamo giocando adesso. È meglio che lo stiamo giocando adesso. Così poi ci giochiamo il sequel insieme.
Io non mi ricordo se qua... Io... Ma non c'è un save tipo che mi sto a cagare addosso? Ciao Alison. Ciao Topa, buonasera. Piano. Piano. Ciao Merco. E questa parte brutta. Sì, vabbè. Destra. Vai. Ok. Deposito scorte chiuse. Occa. Porco cazzo. Che lo avete sentito? Abbastanza bene. Ma non si apre. Oh, mi sa che si è cazzato. No, nuovo film. Nuovo gioco, Gunner. La continuazione, forse. Allora. Allora. Ciao Alessandra, grazie Ale. Ciao Terite, ciao Pu. Non si può andare di qua. Non si può andare di qua. Ma io... Esatto. Ma è lui che ride, eh? Cazzo! Allora è qua. Allora è qua. Ciao Abate. Allora è qua. È proprio qua. È proprio qua fuori. Ciao Julie. Ciao Ambiagni. Dietro di me. Era entrato dentro il condotto. Era dietro di me. Grazie Ovetto. Grazie Helmut. Porco. Ma è proprio qua. Sta proprio qua fuori. Sta finalizzando l'isolamento. Devi chiudere i portelli di sicurezza intorno alla tromba delle scale. Poi il deposito. Dai, minchia, però. Per la manutenzione e la reception del server. Non le ho le cuffie, Atres, non funzionano per causa di, a causa di Windows. Anche io, Stella. Ciao Loredana. Ragazzoli, io qua posso correre. Questa è una cosa che ho capito ed è scriptata così. Ok. Mi sparo. È terribile sto qua. Tutto a posto, sì, tutto a posto, Saming. Tutto a posto, Saming, è tutto a posto. Lui sbuca da qua praticamente. Ciao Darpacio, buonasera. Ciao Braciola, buonasera. Riete, buonasera. Buonasera Colmilor, buonasera. Mi ha fatto uno ciotottino al signor Darpacio, buonasera, buonasera. Ok. Deposito scorte chiuse. Ok. Mo ci incura. Ma va, Dart. Ciao Dodi, ciao Jenny. Dov'è? È qua. E io non so dove cazzo devo andare.
Ciao Giada, scusami se non ti ho saluto, non ti ho visto. Riscrivete quando non vi vedo. Che brutto rumore. Lui fa un rumore tremendo, Agne. Fa un rumore tremendo. Raga, ma è qua. E dove devo andare in tutto ciò? Buonasera, Mag. Ma ti ho già salutato. Non c'è scritto dove devo andare. Mi sono persa. Andiamo di là. Anzi, aspetta. Sala d'attesa e area tecnica. Isola le scale, isola il corridoio. Isola le scale, isola il corridoio. Ok, come le isolo queste due cose? Isola le scale, isola il corridoio. È un cazzo. Non funziona. Ciao Fiore. Ciao Asaya. Grazie mille Colmi per il follow, benvenuto. Torna sulle scale. Che sono sulle scale? Per isolare le scale le devo chiudere. Ci vorrebbe uno di quei telecomandini, no? Ci vorrebbe una di quelle cose per isolare le scale. Come si chiamano i portellini, sportellini? Scendi dall'altra parte? Dite che ho sbagliato strada? Scendi le scale, c'è un'altra porta. Scendi. Ma io salito. Scendere non c'è. È giusto. Lo so che è giusto. Secondo me è di qua. Allora scende e vado di sotto, dici. Però. Ma è qua. Non lo... Eccolo. Eccolo. Ecco perché non ho mai giocato io, è uguale. Ciao Ginny, buonasera. Si gira da sola la telecamera, madonna, sto pad della PlayStation 5. Credo in te. Sì, anche io. Anche io, ma poco. Anche io, ma di meno. Ogni piccolo passo. Dove va questo? Se prendi il condotto all'alieno ti prende perché dentro il condotto c'è un buco sopraelevato ed è nascosto là. Ah, ecco perché forse è uscito subito prima, riccone. Ciao Davide. Buonasera. Ciao Tom Tom. Saccagnalo, non posso Tom, è troppo forte. Oh porco. Mi sta seguendo, what the fuck? La preghiamo di consultarci. Obiettivo aggiornato. Ah no raga, devo stare qua. Non devo scendere, devo stare qua. Allora. Non ci sta il sub goals. Certo che c'è Giada. Alien ne trovati. 1221 su 1230. È un sub goal ridicolo. È solo per giochicchiare. Non so. Come faccio a scendere le scale? Se chissà so. Dimmi. Scusate, breve interruzione. Anna, sì che mi viene l'ansia. Questa atmosfera ansiosa di Baba. Sapete che un panda mangia per 12 ore al giorno? Anche gli esseri umani in quarantena mangiano le stesse ore. Per questo si chiama pandemia. Torno a mangiare. L'importanza delle piccole cose. Grazie, Braciola, per queste battute. Di chiudere le scale e il corridoio. Sì, ma le scale da dove cazzo le faccio? Ciao, Dada. Ti prego. Devi pregare lui. Ciao Chiara, grazie mille. Devi pregare lui, io non c'entro niente. Raga, io non c'entro niente. Ciao Gialla, buonasera. Alucard, buonasera. Sibyl, buonasera. Se gli androidi hanno gli occhi rossi, scappa. Ma ce li hanno tutti i rossi. Ora.
Secondo me è qua. È ansia. Io c'ho l'ansia che mi sta bene. Però non ci sono porte in cui posso entrare qua, quindi devo per forza scendere di sotto. Ciao Blanket. Sono di Palermo, sì. Grazie Helmod. K, grazie, grazie. Un saluto a tutte le mie fans. Ma chi è che te sei in culo, braciola? Ma quale fans? Ma chi saluti? In ogni piccolo tasso. Hai occhi rossi. Dai che riesci. Sì, ma dove devo, dove andare? Ma poi non... Oggi il livello di contenimento dei rischi è molto elevato. Dove cazzo vado? Alu! Alu, grazie mille per le 5 sub regalate alla community. A Sbrafanni, a Kazira, a My Name is Evie, a Achilia e a Viov. Grazie mille, benvenuti, bentornati tutti quanti nella community dei comp. Grazie signora Alugard. Thank you. Ciao Riam. Avete visto quello che ho visto io? L'ho visto solo io. Avete visto quello che ho visto io? L'ho visto solo io, perché te le meriti per tutta l'ansia. Le sub, sì. Perché mi sto cagando addosso, che ti penso. Era lì il cucciolo, l'hai visto? Che carino. Secondo me voleva un bacino. Alla porta di sicurezza. Ma che cazzo però. E mo lui è qua. E mo che gli dico all'alieno? Gli dico tipo ciucciami il pisellino. No, non so che cosa dirgli all'alieno. Gli posso dire... Porco! Mamma! Mamma! Mamma, 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 porco! Ciao ninja! Ciao! Sei un maiale. Bella questa coda, Alien. Dov'è che te sei pulito? La sono di qualche armadio. Non ci sono armadi. Ma mi sta aspettando, raga. Perché scende solo da qua tutto il tempo? Ma mi sta aspettando questo stro. Vai. Destra. Sì, ma mi sta aspettando. Grazie, Chiara. Accesso manutenzione chiusa. Affermativo, ripre. Nonna, nonna, nonna. Nonna, 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 nonna. Nonna, nonna. Dov'è? Dov'è? Ora mi mangia. Sicuro al buio mi mangia. Sei nella merda. No, più che altro. Nonna. Vado? Qua di nuovo. Sì, però che scassacazzi, te lo posso dire? Che scassacazzi. Il buio è tuo amico, non credo. Non vedo niente. Oh madonna. C'è l'androide, ra. Minchia, sono tutti qua. Mi sto cagando addosso. Ciao Angelix. Perché non chiede a me riguardo i protocolli di sicurezza di Sevastopol? Occupare, Ghis. Madonna, mi sto cagando addosso. Vai. Parla da solo, lui sì. Ciao Nancy. Oh oh. Buonasera Giacomo. Che cos'è qua?
Wins, oh, mi metti in comunicazione con Riley. Sei già collegato. Che Riley, che parla? C'è un comando di disabilitazione con cui avviare l'isolamento di emergenza. È nel terminale dietro la scrivania della reception. Ok. Lui è mio amico? È mio amico? Raga, non è mio amico, è mio amico. Ciao Gianfranco. È mio amico? Perché io gli sparo in fronte a que. Sembra di sì. Ehi, bro, siamo friendly? Are you friend? Are you my friend? No? No friend? You know my friend? Sì, siamo amici. Sembra di sì, non mi ha bloccata, quindi sembra di sì. Scappa, ma che scappo? Devo affrontare le paure. C'è il tizio qua sopra. Io gli sparo in fronte con quanta cattiveria. È per forza. Qual è il codice? Bloccato. 7789. 7789. 7789. Hughes, sono Ransom. Ho appena ricevuto il tuo messaggio. Sì, sono stato nel nostro archivio dei relè di trasmissione per decifrare dei messaggi. Sto cercando delle registrazioni di equipaggi passati okay. a Sevastopol tempo fa. So che sei preoccupato, ma è acqua. Anche io un pochino. Dovrei solo sapere un'altra cosa. C'è un pacchetto di trasmissione di routine che la compagnia ha inviato da Tedus prima che una nave iniziasse il viaggio di ritorno sulla Terra. Non è 1, 2, 3, 4, B, non mi fa sbagliare. Però nessun altro. Ciao Axe, grazie mille. Madonna, mi stanno sudando le mani. Beh, ci saranno delle conseguenze. Voglio dire, ci sono molte cose che Marie non sa, giusto? Falli decodificare e avvisami subito quando sono pronti. Comportiamoci bene. Riccardo, reception del server centrale chiusa. Ok. Bel lavoro. Ora chiuso tutto. Fai piano. Fai piano. Ma fai piano in che senso? Ma fai piano in che senso? Ma dove devo andare? Ma fammi salvare. Perché non mi fai salvare? Io vi odio. Why you not do me the save? Give me the save. Oh, buonasera Giacomo. Ma perché sta gente ovunque? Cos'è il sabato? Si mangia? Io speravo me lo desse, invece niente, nada. Ehi, due sono? Va bene lo stesso. Ehi, non proprio. Ma quello dove è andato? Ma un neghi, questo è scappato, eh. Buonasera. Oddio, è là. Save is need, please. Io vorrei salvare. Ma sei sicuro che ha gli occhi rossi? Sì. Le mie live iniziano tutte le mattine dalle 9 a mezzogiorno e tutte le sere dalle 20 alle 23. Se n'è andato il figlio di puttana. C'è un save. Sì! Devi solo attivarlo da lì e uscire. Tengo l'uscita aperta finché non arrivi. C'è un save, c'è un save. Zitti. Salva. Cioè, ora muoio il cazzo. Vai. Ok. Easy. Allora, adesso ispezioniamo la stanza. Se non c'è niente ce ne andiamo. Grazie Albero. Ma su Insta hai segnato le live 17:20? No, su Insta l'ho scritto nel messaggio, però non l'avete letto. Ho scritto che si è buggato, mi si è buggato l'orario su Twitch e non lo posso cambiare. C'è scritto. Conteggio morti. Filippo, ancora non sono... Oddio, sono morto una volta. Una volta sono morto.
riesci a vedere solo la polvere. Ma almeno è, la, è come se fossi così nella vita reale, Tom Tom. Oh, comp B questo. Questo c'hai comp B. Sei morto una volta oggi. Oggi una volta. Ancora per poco. Tra poco morirò più volte. Ok. È il posto giusto? È il posto giusto. O no? Di là. Ma c'è qualcuno? Hai dietro la porta. Oh oh. Cazzo, è sceso. È sceso. È sceso, è sceso. È sceso, ci sta ricorrendo. È sceso. È qua. È qua. L'ho sentito scendere. Sì, ciao Sakura. Cristo. Buonasera Sara. Ora sei morto. Ora sicuro Abbat. Però almeno abbiamo salvato. Quindi sti cazzi. Specie non identificato. Ma sta combattendo con l'alieno il tizio. Allora un attimo che mi sto facendo la cacca. Eccolo, e Alien Isolation blu. E Alien Isolation il gioco. Non so se conosci i film. Io non li ho mai visti, per esempio, i film. Vedi che c'è un'arma di... Buona. Cazzo. Ciao Raffaele, grazie mille. Ih, buonasera Giacomo. Buonasera. Ehi, ti levi dai coglioni. Io sono la sala server. Io ti uso l'ass pure, ma... Mi sa che è morto. No, è sbagliato, devo tornare indietro. Non si possono distrarre? Intanto mi apro la porta, vaffanculo. È qua. Allora, sembra che l'ha tipo ucciso, tipo. Vai. Ok, vai, levala. Levala. Bravissima. Stacca sta roba e aprimi il portone. Bravissima. Grazie per il follow, debito. Thank you. Ok. No, comunque distrarre non si può, ragazzuoli. Quindi te lo tieni. Te lo tieni che ti insegue. La cosa brutta è un po' quella, che non puoi nemmeno distrarre loro, in realtà. Guarda che occhi bianchi che ha. Oh, cazzo! Mi ha guardata nelle palle degli occhi. Non lo so, raga. Era tipo... Buonasera! Benvenuti, questo è l'Iperco. Ciao, Francesco. Ciao, Eliseo. Mi sono cagato addosso. C'è del feeling. Sì, c'è dell'intesa, Sibyl. Credo che lui voglia fare fichi fichi con me. Si è innamorato dopo quello sguardo. Sì, sì, adesso andiamo a letto insieme. Ti sento un pochino moscia. C'ho la voce. È la voce, Jenny. No, non sono moscia, è la voce. Ecco, con cautela. Accautelati. Sì, ce l'ho il lanciafiamme. È qua. Cielo, cielo.
cielo. Ma lui adesso devo fare il giro. Ciao Cla. Ciao Paolo. Adesso che faccio? Scusami, lo guardo intensamente dalla porta. Ma io di là non ci posso tornare più, ragazzi. Ma non ci posso tornare più. Vabbè, vado di qua. E non ci posso, devo fare il giro largo. Ma davvero, Foxy? Ti sei scampato una roba del genere? Ma che stai dicendo? Grazie, Andrea, thank you. È girato di palle. Stasera papà vado a letto. Abate, una buona notte. Ah no no, va a letto con il coso. Ma vaffanculo abate, pure che ti do la buonanotte. Va, scassaci. Lavorano insieme per una stazione Sevastopol più sicura e meglio collegata. Ma è qua, dov'è? È qua. C'ho il pad rotto, qua mi gira da solo. Che due coglioni. Grazie Andrea. Ehi. Grazie Andrea, grazie ragazzi. Ciao babba, buonasera. Volevo dirti che più o meno una settimana fa, vedendoti giocare Senti Oltre, mi hai fatto venire voglia di comprare e giocarci anche. Wolfio, colpa mia. A me era proprio ora il gioco. Ho finito il gioco ed è stato bellissimo. Però un po' per la telecamera, un po' perché i boss non morivano, è stato un parto finirlo. Però è stato veramente un giocone, quindi grazie di avermelo fatto piacere. Prego signor Wolfio, quando vuole le faccio conoscere i gioconi. Grazie Andrea, gentili. Gentilissimo Andrea. Grazie mille. Wolfio, quando vuoi ti faccio conoscere i giochi belli. Grazie. La sua presenza è stata registrata. Ma non è contro di me lui, mi sa. Lui non mi odia. Non so, non ha gli occhi rossi lui. Easy cazzo. Easy. Allora io risalvo perché c'è, ci sta il coso. Ciao anime. Ciao papà. Perché chiedere se non vuoi se sia babba. Esatto Anto. È quello che dico pure io. Ma nessuno mi ascolta. Amore pure per babba. Sì. No raga, anzi io spero che queste live in realtà non vi annoiino. Ciao Axel. Spero che non vi annoiino le live in realtà, ragazzi. Un po' mi... Ciao Kirara, buonasera. Di là. Ma figurati Kiri, ma quale ritardo, no? Se n'è andato? No, è ancora qua. Eccolo. Ehi. A giocare a nascondino col tizio questo. Ma sta a giocare a nascondino col tizio. Sì, ma fa giro giro tondo però, che due coglioni. Ciao Nicco. No, stai giocando a un gioco tratto da uno dei miei film preferiti. Davvero, date, prima lo vedremo. Lo vedremo comunque, non ti preoccupa. Lo vedremo. Ora mi esce da sopra, guarda. Salve. Cazzo. Guarda come mi si deve... Che palle quando si rompono gli analogici. Che palle. 70 euro di pad. Scusate, ciao Losers. Quando mi si rompono i pad, davvero ridicolo. Ciao Checco. Non ha manco un anno sto pad, non c'ha.
Sì, a schermo intero sto su Twitch. Stesso mio problema. Madonna, guarda, veramente un'antipatia, Clonoa. Sì, Stella, Twitch ha aumentato le pubblicità e non so per quale motivo. Foxy, se è sistemabile, non tutti sono sistemabili. Tutti la stessa fine fanno, pigri, inutile. Ti hanno sbannato? No, Auxe, non mi ha... No, non mi hanno sbannato. Ho trovato un escamotage per fare live comunque su TikTok, però... ho dovuto pagare 24 euro al mese, c'è stato un casino. Ciao Dark, ciao Gabri. Anche mi ha iniziato a fare il recel. Lo fanno tutti, Ivi, tutti. Dal pad della Switch al pad dell'Xbox al pad della PlayStation. È inutile, raga. Ciao Vedingo. Lo so, Lux, però c'ho un po' questa cosa, giustamente. Io vado. Tanto... Ti sposti dai coglioni. Violazione del contenimento dei rischi registrata. Lui praticamente mi sta cercando in un certo senso. Oh, oh, oh. Dai, levati. Dai, levati. Ti prego. Tu non mi hai mai vista, no? Ti levi dai cazzo. Ma perché non si gira poi? Vai a destra. Ma non posso andare di là. Ah, di qua? E non ci passo, raga. Ci auguriamo che ti unisca a noi per questo viaggio. Ma stai parlando con un alieno deficiente? Ma questo parla con gli alieni? Ci auguriamo che farei parte del nostro viaggio. Ma che è diventato, coglione? È qua dietro di me. Va bene. È qui dietro di me. Ok. Molto GG. Molto GG. GG. Ciao Bent. Ciao Bent Game. Game, giusto, sì. Cazzo! Scusate. GG. Ciao Hideki. Hideki, non ti avevo visto. Buonasera. Quando hai scritto, Pupo? Da tanto? Non ti avevo visto. La testa di un pipo? È un pipo, è un grosso pipo in realtà. No, no, appena arriva, ok. No, perché ho detto minchia, magari l'ho perso. Sta partendo un aeroplano? Allora, accendiamo il computer. Non mi sembra ci sia nessuno, quindi vai. Signori, sintonizzazione col channel. Ok, vai, questo. Porco. Vai, allora, di nuovo. Questo, 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 questo. Ok. Come stai? Bene, Bent, grazie. Fatto, fa partire. L'uscita è aperta, Riccardo. Aspetta un attimo. Riccardo, cazzo. Cristo è chiusa. Non si muove. Mi stai dicendo, Riccardo? Aprila. Riccardo! Riccardo! Ci sto lavorando. Ciao Toti, Riccardo! Ma che scappo? Ma dove Riccardo, scappo? Allora... Ciao Amstaff! Mi serve più tempo! Non ne ho di tempo! Riccardo, sei un coglione di merda, Riccardo!
Ti sente? E allora mi sta per scopare. Scopato! Mi ha scopato fortissimo comunque. Mi ha proprio scopato fortissimo. Buono. Che colpo. Riccardo cosa stava facendo? Si stava toccando le palluzze? Stava giocando col suo pisellino? No, riega. Ma sta cosa stava facendo Riccardo, ragazzi? Io con la chiave inglese ero bellissima comunque. Vorrei dire che io con la chiave inglese sono fantastica. Se rimani sotto il tavolo morivi? Devo andare di là. Perché esco sempre dalla parte sbagliata? Sì, mi prende le gambe da sotto il tavolo. Ciao Johnny, un bacio. Passa una buonissima serata. Signor Alien, il suo auto puzza. Mi ha dato un bacio in bocca. Minchia, che paura, frate. Di qua. Piano. Ma non puoi tipo stunnare l'alieno? Col lanciafiamme che c'ho adesso in mano, sì. Ora mi cade in fronte, guarda. Perché sono sfigata, mi cade in faccia sicuro. No, gli do tempo di scendere. Che sono già scappata, dici? È vero, potrei. Vai. Uno. Due. No, porco. Ma sti pelati sono ovunque. Ciao, football. Ciao, Raffaella. Sì. Allora, dove vado? Scusami. Quando lui scende dall'alto. Dove vado? A destra o a sinistra? A destra? Mi fido, eh. Se mi avete mentito vi banno. A destra. Ragazzi, a me viene... Ah, il problema è che a me viene il cagotto. Io mi cago dell'alieno. Vai. Io farei così. Andiamo. Fatto, non partire. L'uscita è aperta, Riccardo. Aspetta un attimo. Riccardo, l'uscita è aperta. Cristo, è chiusa. Non si muove. Che stai dicendo, Riccardo? Aprila. Oddio. Mi dispiace, Libri, ci sto lavorando. Scappa dal server centrale. Io mi sto cagando addosso. Sinistra? Riccardo, allora? Mi serve più tempo. Non ne ho di tempo. È qua a destra mia. Io ho un infarto. Io mi pigliavo un infarto.
Ciao, stile. Riccardo, come hai fatto a riaprire? Riccardo, sei un coglione. Ho dovuto bloccare l'allarme. Era l'unico modo. Cos'è successo? Un casino. L'hai fatto uscire. No, aspettate, mi è venuta l'ansia. L'hai fatto uscire. Un attimo. È ancora dietro di te, Ripley. Sì, lo so, grazie. Ai laboratori Gemini con l'ascensore. Se ti segue, lo intrappoliamo lì. Ripley, Riccardo, non possiamo farlo scappare ancora. È chiaro? Apri sta porta, ti prego. Come siamo di là? Aprimi la porta. Apri un bottone, compa. Riccardo, sei un coglione di merda. Se vedo ti, se ti guardo ti investo, puttana. Se mi spunti davanti ti investo. Aiuto! Ok. Hai avuto la possibilità di andartene. Ma... sei cogliona! Ma tu sei scema in... Ah, questi non erano i miei amici? Ah, questi no? Prima sì, adesso no? Da quando è che si sono incazzati questi? Ma com'è possibile? Grazie ad una gamma per due per avermi fatto conoscere questa ragazza. Ciao Stile, un saluto anche a una gamma per due. Ciao Zero Voglia, lo fanno perché ti vogliono bene. Ma che cazzo vuol dire? Ma chi gliel'ha messi là? Alien Isolation, Angela. Mi sto cagando addosso. Sì, ma... sono dei Giuda, ma mi hanno mentito. Erano i miei amici. Sì, ma infatti questi si mettono a sparare agli umani mentre c'è un tizio coglione che sta sterminando la gente. Come stai, stile? Buonasera, comunque, benvenuti. Erano. Ciao, Ollimi, buonasera. Ma scusami, ma non capisco il senso di questo gioco. Tu me lo spiegate, eh? Poi me lo spiegate il se... Cioè, io sono la persona meno cattiva del posto. Saranno gelosi perché non fa gli occhi solo per te. È vero, vuole solo me. È un mondo difficile. Sì, ma che cazzo. Sì, ma che gran cazzo però. Che grande cazzo. Apri il subbottone, ti prego. Vai, aprimelo. Sfondamelo. Dai. È troppo stretto quel quadratino. Chi è che l'ha congegnato? Chi è quel genio che ha creato questo gioco con quel quadratino lì? Gioco. Biglietti per la Games Week del volo, non il biglietti della cosa. Ok, 3-2-1 destra, giusto? Raga, comunque forse è meglio andare a sinistra, eh. Oddio. Destra, va bene, andiamo, continuiamo ad andare a destra. Alien Isolation, ragazzi. Sì, io sono siciliana, ragazzi. Io sono siciliana. Abbastanza siciliana. Vai a sinistra, quindi mi tocca vederti pure alla Games Week. Ah, tu ci vieni? Hoffi! Ti posso toccare alla Games Week? La vasca sta c'ha minchia che era. Dai, cazzo! Porco. Oh, c'hai un porco per i capelli. Si muove la telecamera da sola. Scusate, sono arrabbiata perché ho il pad mezzo rotto. Quasi quasi la spacchinata la fa. Oh raga, se è venuta la Games Week. Fatto, puoi partire. Riuscite a partire, Riccardo. Venita la Games Week,
raga. Riccardo, l'uscita è aperta. Cristo è chiusa. Beh, Riccardo è un coglione. Stai dicendo, Riccardo, aprila. Oddio. Mi dispiace, Ripley, ci sto lavorando. Sei al mio servizio. Numero 2 in distanza da Dexon. Ci vai a conquistare. Ma dov'era? Cambia il pad, ho quello bianco, lo so, però ora, ora come ora quello bianco è scarico. Che devo fare? Madonna raga, mi sto cagando. Ok, ok, fatto. Esci libri, ora. Ho sbagliato. Me lo sono ricordato dopo che lui veniva. Che lui veniva, me lo sono ricordato dopo. Perché lui qua entra direttamente in quella stanza. E la va a controllare, me lo sono dimenticato. Mi sono cagata pure io, mi sono cagata. Ti consiglio anche il DLC. Sì, non ce l'ho però per il momento, raga. Dovrei comprarlo, per ora non ce l'ho. E siamo a 3. Minchia, però questa parte è difficile. Io non me l'aspettavo che quelle due mi sparassero prima. Allora, non mi aspettavo mi sparavano perché francamente erano con me prima. Quindi non ci ho capito niente. Super, allora ti presto le mie. Ti presto le mie mutandine, quelle. Quelle rosa, quei fiorellini. Se non bloccavi quella porta in quella stanza, lui dove andava? Non ne ho idea, dai. Penso che lui andasse comunque là. Se lo stato della struttura non è di suo gradimento, la preghiamo. No, no, ci sto comoda qua dentro, grazie. Tipo trasformate, chiedo perché lo conosco poco il gioco. No, allora l'alien è un alien in sostanza che è spuntato da. Noi siamo nello spazio in questo momento, quindi lui viene da questo posto merdoso e ha preso possesso delle varie cose spaziali. Ma la gente che mi chiede parla in siciliano, ma che problemi ha? Cioè la gente che mi dice di qualcosa in siciliano, ma fondamentalmente che problemi psicologici secondo voi può avere? Ciao cappella, cioè secondo me ha dei problemi seri, secondo me. Lo dico così per esclusione, dico secondo me seri, secondo me. Ciao picchio, una buona serata. Molto seri, secondo me. Visto caffè che stavolta ti ho visto subito. Sono fatta perdona. Raga, che cosa sono? Un pupazzo? Sono un pupazzo? Non partire. L'uscita è aperta, Riccardo. Aspetta un attimo. Riccardo, l'uscita è aperta? Cristo è chiusa. Non si muove. Che stai dicendo, Riccardo? Aprila. Oddio. Mi dispiace, non Riccardo, sei un coglione, eh. Ciao Gami. Armadio. No, non serve l'armadio. Oddio, non serviva. Adesso serve perché l'ho fatto troppo lentamente. Sono morta, eh. No. Specie non identificata. Riccardo. Ho fatto allora... troppo tardi, raga. Non serve più tempo. Non ne ho di tempo. Ridere è... Sì, non sa dove andare. Ok, ok, fatto. Esci libri, ora. Ora lui dovrebbe correre verso la porta. Vediamo se lo fa. Dovrebbe, eh. Usa il lanciafiamme per allontanarlo.
È andato? Secondo me pure è andato. Però non ho sentito la porta aprire. Ciao Franco. Adesso io devo... Revolver. Revolver e gli sparo in fronte a quei due. Ciao Garasmir. Vabbè, tanto Riccardo, che ce ne frega. Come hai fatto a riaprirla? Ho dovuto bloccare l'allarme. Era l'unico modo per far uscire Ripley. Non sparare? L'hai fatto alla uscire. Tizia? L'avevamo chiuso dentro e l'hai fatto uscire. Ma come non sparare? È ancora dietro di te, Ripley. Dove vado? Ai laboratori Gemini con l'ascensore. Se ti segue, lo intrappoliamo lì. Ripley, Riccardo, non possiamo. Raga, per forza devo sparare a quei due. Non posso non fare rumore. No, ha detto che la revolver non lo chiama, Pollo. Ciao Artemis, mi hanno spiegato che la revolver non chiama nessuno. Ho sbagliato di nuovo, Cristo. Ciao Lino. Un anno che non entro più su Twitch, vedo che sei cresciuta molto. Ciao Lino, buonasera, benvenuto. Bentornato. Minchia, ti pianto una pallottola in fronte. Stai calma tu, sto calma io. Capisco come ho fatto ad accettare di venire qui. È l'ultima volta che mi fido di qualcuno. Sa che staranno facendo i ragazzi ora. Ma che? Dove? Santo porco. È solo una vecchia stazione. No, non sparare, non sparare. Ma vaffanculo. Non sparare, non sparare. Che gli potevo sparare tranquillamente. Gli potevo sparare. Non sparare. Ma fatemi una pompa. Fatemi. Io gli sparo in fronte la prossima volta. No, che è la terza volta che faccio sta roba. Ciao Acra, buonasera. Scusatemi per le persone che mi stanno vedendo adesso, ma ce l'ho con la mia community. Io li uccido tutti, li uccido. Ciao Rosario. Ma questo non poteva farsi i cazzi suoi. È arrivato proprio in quel momento. Giusto giusto, Garasmir. No, poveri Gomp. Mi hanno consigliato male. Si devono prendere il loro coso. No, per forza tutto da capo devo farlo. Perché non c'è un save qua vicino. Non c'è, raga. Cioè, save vuol dire tornare tutto indietro e poi tornare avanti. Che cazzo. Ora frustate. Io vi frusto tutti quanti. Uno a uno vi frusto. Scommessa. Poveretti, noi che abbiamo fatto? Colpa sempre vostra. Non sparare. Ce lo ficco nel culo il proiettile a questi tre bastardi. Oddio, lo ficco nel culo un par di cazzi. Mi sa che mi uccidono prima loro. Ciao Riccardo. Fatto, non partire. L'uscita è aperta, Riccardo. Aspetta un attimo. Riccardo, l'uscita è aperta. Cristo, è chiusa. Non si muove. Riccardo, aprila! Oddio! Mi dispiace, Nipri, ci sto lavorando! Non dire parolacce, lo chiamo la polizia! È sceso. Io morirò, io sto già morendo dentro. Grazie, Riccardo. Aspettiamo, raga, aspettiamo e basta. Riccardo, allora... Mi serve più tempo. Non ne ho di tempo.
ancora! È andato, è corso. Meccanica. Sì, ma io non so cosa fare contro quelli. Io ne ho 29 a grandi anni. Io non so cosa fare contro quello. Cioè, quando quelli là mi sparano, io con che cosa li fighto? Io ti consiglierei di salvare. Raga, ma il salvataggio è dall'altra parte del co. Li brucio? Ma Dart, loro mi sparano da lontano. Io con la fiamma non ci arrivo da lontano. Ma salva dove, raga? Fatemi fare a modo mio, dai. Vado lì e sparo a tutti con la revolver, dai. Basta. Ciao, Cione. Lanciafiamme, tienilo. Ma infatti volevo tenerlo. Devi usare le scariche elettriche. Ma quale scariche elettriche? E Alien Isolation questo gioco. No, non lo faccio il lancia fiamme contro. Perché non gli spari? A lui. Ma che gli sparo? Lo allontano un pelo, poi mi riprendo. Quelli che consigliano hanno votato no, sicuro. Chi è? È l'alieno lì, no? È Alien Isolation, quello è l'alieno. Che c'è, sta anche a pettare. Alla ricerca della qualità a buon mercato, sempre. Non posso alzarmi in piedi perché sennò scende. Allora, raga, il salvataggio è dall'altra parte della mappa. Dovrei farmi tutto il giro di nuovo. Ha senso rifarsi tutto il giro. Il vasore è incazzato. Lo so, Zero. Anche perché non so nemmeno quanti sono là dentro. Vaffanculo, me lo metti là. Quello pelato non serve a niente, beh. Mobba. No, ma come, scusami, ma come faccio a tornare indietro? Facciamo una cosa, esco da destra e vado a destra e vado a salvare, va bene, ho capito. Vado a destra e vado a salvare. Facciamo così non ripetiamo questa parte, ripetiamo solo la parte del dove c'è lui. No. Fatto, puoi partire. L'uscita è aperta. Vado a salvare. Aspetta un attimo. Riccardo, l'uscita è aperta. Cristo, è chiusa. Non si muove. Ah, ma non. Stai dicendo, Riccardo, aprila. Santo porco. Oddio. Mi dispiace, Libri, ci sto lavorando. Allora, mi serve più tempo. Non ne ho di tempo. Ciao, Ghetto. Scappa, non si può scappare, ragazzi. Grazie per il follow, Matteo. Ok, fatto. Esci libri, ora. Ora lui viene. Ed è andato di là. Io vado di qua e vado a salvare. Giusto? Giusto. Si aprirà questo portone per andare a salvare. Ciao Malinka, buonasera. Sì, chef, scusa, sono ancora storiato da oggi. Non ti preoccupare, lo stanno facendo tutti. Oggi tutti sono venuti qua a ricordare. Vedi che gira da solo. Quando deve girare da solo, che merda.
Così non dobbiamo ripetere la parte. Secondo me è perfetto, va bene. Va bene così. No, vale la pena, Lux, perché siamo già qua. Perché siamo già qua. Il problema è che anche lui è qua. Grazie, Ghetto, thank you. Ciao, Quotes. Buonasera. Riccardo, come hai fatto a riaprirla? Ho dovuto bloccare l'allarme. Era l'unico modo per far uscire Ripley. L'hai fatto uscire. Allora, io posso provare a sparargli in fronte. Grazie, Agra. Dove vado? A fare in culo, Ripley. Devi andare a fare in culo, semplice, non è che... Ripley, Riccardo, non possiamo farlo scappare ancora, è chiaro? Allora, ora o ci sparo in fronte a tutti, ciao Triscur, ora o sparo in fronte a tutti spianando il mio pompa segreto. Ah, così, 3, 2, 1. Buonasera, Doc. Volevo dire, usa una cassa acustica, ma magari. E non era così che dovevo fare. Non era così. Grazie, Bruce. Non era così. Ci siamo, ma non era questo il modo. Ma non era questo il modo. Dai, non potevo uccidere l'altra. Ha ucciso me. Non mi è sembrata una buona idea. Ma che cazzo devo fare, raga? Che cosa mi dite cosa devo fare? Gli sputo. Che poi l'ho presa in fronte con la pistola, ma la pistola non l'ha hittata. Vabbè. No, ma l'ho proprio preso. Alla tizia l'ho presa in fronte. A lui no. Senti, teniamo il lanciafiamme in mano. Vaffanculo, ci pianto un lanciafiamme nel culo, guarda. Ho sparato a salve. Grazie, Bruce. Devi aspettare che si muove la tizia. La tizia gnocca si muove? Dite che si muove la tizia. Mi fido di voi, mi fido. Mi fido ciecamente. No, Riccardo, però salve. Come hai fatto a riaprirla? Hai visto che non si muove, raga. Era l'unico modo per far uscire Ripley. Allora, Cisco, io volevo fare questo, ma lui mi è arrivato da dietro. È ancora dietro di te, Ripley. Dove vado? Ai laboratori Gemini con la scena. Io volevo fare questo, volevo farli uccidere dall'alien. Noi trappoliamo lì. Ripley, Riccardo, non possiamo farlo scappare ancora. Ripley, Riccardo, hai rotto i cucchiona. Ora, faccio venire l'alien qua? Se guardo giù mi vede, Dada. A lui piace da dietro, sì, ho notato. Tutto così vuoto. Ho notato che gli piaccio da dietro al tizio. Come no? Lì fuori. Ti avverto, sono armata. Ora mamino, uè, per non pensare più a te. Oh. Martella questa. Ciao Alberto. Minchia, veramente. Scassa. Non la conoscevate sta canzone? Mamma mia. Non conoscevate la canzone Ora me la mino uè per non pensare più a te? Ai rapira, ai rapuma. Vabbè, ragazzi, fermi tutti. Fermi. Aspetta. Come fate a non conoscere? Desideri rigenerare i tuoi capelli? No, mi interessano i capelli, grazie mille però. Da dove venite? Non da Palermo, Abate, mi sa. Mi sa che è una cosa palermitana, una cosa siciliana, può essere. Aspetta, scusa. Volete la traduzione della canzone? Perché se volete la traduzione della canzone?
Allora, ora mamino ue. Quindi ora me la mino ue. Per non pensare più a te. Ora me la mino ue. Per non pensare più a te. Allora, non tradurla, io ho capito che sono calabrese, ti bannano fortissimo. Vabbè, maminare non è una cosa brutta, Non c'è niente di male, ora mamino wewe. È facilissimo. Cioè, non c'è niente di male, ora mamino wewe. È una canzone siciliana bellissima. Comunque, ascoltatevela in privato. È bellissima, non dico nient'altro. È la parafrasi? Sì. Come non tradurla? Ma non è vero, non c'è niente di male. Ma non è vero, se la traduci bene, io la traduco senza essere volgare, ovviamente. Ora, ma ho un dubbio. Non avere un dubbio. Ciao, Simpli. Siamo coglioni e ci lamentiamo simpatici e pelosi, siamo qui, che dondoliamo. Esatto. Ma se parla di minchia, ma perché è bannabile parlare della minchia? Non mi è mai sembrato, se no dovrebbero bannare tutti i siciliani dalle piattaforme. Cioè, io dico solo minchia nelle mie parole principali. Chi c'è? Tua sorella. Fino alle 23. Minchia pa. Ma non c'è. Chi è che ha mai bannato per la minchia? Mai. Nessuno ha mai sentito qualcuno bannato per due parolacce. Almeno. Almeno, Potrebbe capitare. Tutto un casino ormai. Ci abbiamo fatta, GG. Easy! È una canzone così. Il fantasma formaggino. Cioè, ragazzi, scusate, ci sono persone che fanno battute peggiori. Tutti i siciliani dicono minchia ogni cosa. Noi diciamo minchia alla fine di ogni parola. Ogni frase, scusate. Sono arrivata, Waits. Ok, devi. Bello che mi gira la telecamera da sola, guardala. C'è un montacarichi. Guardala. La Sixon ha tagliato i fondi alla Gemini. Alien Isolation, Skirt. Oh, c'è un salvataggio. Chi l'ha messo qua? Bello sto pad. Ciao Luigi, le, proprio le, come direbbe Daradorn. Bellissimo, sì, sorpresa, si sente il suono doppio. Come si fa a sentire il suono doppio? Non ce l'ho doppio. Hai mai fatto casino correndo? Vabbè, ma l'ho fatto piano però, mica quanto è suscettibile. Ma da quando è che è diventato così suscettibile? Stai calmo. Ripresi dall'area di distribuzione. Ma raga, ma secondo me ho preso la strada sbagliata. Oh, cazzo, corri. Cazzo. Oh Cristo. Oh mio. Io ti sento bene. No, penso su Twitch, su TikTok dico. Ma perché è qua? Vabbè, non pensavo che venisse sia su di me che su di lei. Pensavo andasse solo su di lei. Ne ha mangi di due, con calma e sangue freddo. Ho avuto paura. Hai il radar, ma poi dove mi ha visto? Babba, ho corso, riega, mi spavento. Lo sai che mi spavento? Rosemone fa un po' cagare in mano sto gioco. È velocissimo, ma c'era motivo. Ma dov'è poi? Tu lo vedi? È dietro di me. Trovo
trova il terminale di controllo che hanno lasciato per il custode androide. È in un magazzino più avanti e ti prego, fai piano. No, no, non lo so come ha fatto Chris, francamente. Nasconditi, sì, ora mi sono nascosta. Lei di nuovo, mi sa. E lui dov'è adesso? Era più bello questo gioco quando lo portava a Dara, così non mi cagavo addosso. Ciao, Roberta. Era molto più bello quando lo portava. Perché sei arrabbiato? Io non ho fatto niente, calmati. Ma è sempre davanti a me. Ciao Federica. Ma perché sta sempre davanti a me questo stron? Poi guarda come mi gira la telecamera. Sembro drogata, sembro. La Sixon ha provato a venderla per anni insieme a Sevastopol. Non ha abboccato nessuno, ma vuol dire che la sicurezza è ancora attiva. Ok, basta parlare, Wiz. Stai zitto, Wiz. Quiz, se non stai zitto tu ti giuro che ti infilo una matita su per il culetto. Devi stare zitto, devi stare, perché qua mi sto cagando addosso, Quiz. O tu o io, o tu o io. Luigi, abbassa la risoluzione della live. Meglio avanti che dietro. Me la mette sempre dietro. Cioè, ce l'ha sempre con me da dietro, viene. Che ho fatto? Che ho combinato? Cosa vuole questo? Cosa mi guarda questo? Scusa. Nonna, 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 nonna. Nonna. È là. Se tu non la vedi, lui non ti vede. Grazie. Benissimo. Ciao Domix. E io devo andare di là, ma forse devo passare da quella porta. Non si può tirare niente. Non si può, non posso tirare niente. Accura, Gio. Accura. Accura. Piano. Ripristino la corrente. Ma che è sto laser? Se mi vede mi... bippa. Se mi vede bippa. C'è una porta di là. Forse devo andare di là. E non lo so, forse sì. Anch'io non riesco a giocare a questi giochi e mi spavento. Anch'io Roberto mi spavento. Però ci gioco comunque perché la mia community è cattiva e vuole farmi giocare ai giochi cattivi. E io mi cago. Sì, però che palle sto raggio, devo aspettarlo. Che vuoi? È colpa tua, Matti Sarto. Sempre colpa tua, Matti Sarto. Che arriva la bolletta. C'è il potenziamento davanti. Potenziamento. Attenzione. Lui ti dice ti è piaciuto. È un bel gioco. L'ho disattivato. Dov'è Gigino? È sopra di me, Antonio. Ciao Ajax, grazie mille. Grazie mille per i beat. Ciao Stefano, buonasera. Buonasera, buonasera. A terra? C'è un potenziamento a terra? Ah, quello.
Grazie, non l'avevo vista. Non l'avevo visto. Il tizio che ti guarda morto. Tanto a lui non serve più. Eh beh, direi che Stecchito non gli serve più. Sì, ma... Ce l'ho fatta. Dov'è lui? Vai, vai, vai! Oddio, più che paura, ansia. Sì, è molta ansia in questo gioco. Sì, Federica, sono su Twitch. Grazie, Ricci. Grazie Cristian per la sub col Prime, benvenutissimo nel canale per il tuo primissimo mese in assoluto. Benvenuto, grazie per il Prime ragazzi, benvenutissimi, benvenutissimi. Non è sceso? Perché suono, perché c'è questo suono orribile? Grazie per il follow Taku, che musica ansiogena, mi sto cagando addosso, mi sto cagando. L'altro è nella sala di controllazione. Ok. Ma perché sta musica orribile? Ah no. Ciao, bella vedova di TikTok, sono Federica. Ciao Fede. Ciao Fede, che onore averti qua. Stare troppo nascosto dopo un po' ti trova. No, dipende. Se sei bravo a muoverti, no. Se fai tipo L2 più L verso il basso, no. Raga, mi dispiace che c'ho il pad che fa così. Mi dispiace che stasera ho il pad che fa così. Vi prometto che la prossima volta lo butto. Perché cammini abbassata? Perché se no mi sente e viene. Non si può camminare all'impiedi. Nel settore C12 ricevuta e confermata. Code in servizio è in arrivo. È in arrivo in che senso? Ma è qua, raga. Ma è qua, io lo sento. Con la Fiction c'è sempre qualcuno pronto da te per aiutarti in ogni piccolo passo. È qua. Però non lo vedo. Ciao Tommy. Lui non è, perché lui è il tizio. Forse è sopra. E si sente così. No, è qua, Ora l'hai visto? Ora l'hai visto? Ciao Walter, se guardi il muro come lo vedi? È là. Si vede dal coso, Walter. Dal pallino che cammina. Grazie mille Maria Grazia. Ciao Giga. Fenico.
mi sta un po' addosso. Ci ha avranzato. Il mio problema è che io devo andare di qua. Mi spiegate come faccio? Ho dato una botta al pad per farlo smettere di girare. Proprio gliel'ho dato fortissimo. Allora facciamo una cosa. Lanciafiamme in mano. Dovete fiatare. Dai, vai. Boni. Tatte boni. State buoni. Ciao, Fanny. Che ansia, molta. Esatto, Darth. Sono in questo. Sono così. Ciao, divano. È qua che fa. Mi lasci in pace. Non mi lascia in pace, raga. Ciao, Brooke. Non mi lascia in pace. Lo so che fa casino. Lo so, Francesca. Infatti non lo sto usando. Dov'è? 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 Non c'è? E dopo Mimi che faccio? Ce l'ho ancora qua. Mi mentite. Di qua. Ok. Salvataggio. Piano, piano, piano. Ok. Ok. Guarda la telecamera mia, va che è un piacere stasera. Va che è un piacere. Salvataggio, a posto. Buonanotte, braciola, a domani. Buonanotte, braciolina, se ci sei a domani. Ragazzi, domani mattina si gioca Born into Fear. Si prova a giocare Born into Fear, come si chiama. Altro horror pure quello, domani mattina, 9 e mezzogiorno, mi raccomando. Chi non mi tiene compagnia è figlio di Maria. Sì, Doha, ma tutti i pad prima o poi lo danno, sto problema. E c'è un gatto, Dada, si sentono... Fosse una volta che mi prendi da davanti, comunque, ci fosse una volta. Mi piace la camera che scorre lenta verso sinistra, sembra molto cinematografica, quasi voluta, è vero? Che guarda, quasi come se avessi pagato per averla così, guarda, come se avessi pagato. Domani mattina vado a fare gli esami del sangue, non ti preoccupare, Kirara, non ti preoccupare, anzi, poi facci sapere come vanno. Purtroppo la mattina sono sempre al lavoro, ragazzi, non vi preoccupate, per chi è al lavoro, per chi è a scuola, un bacio comunque. Per questo streamo anche ad orari diversi, perché mi permette di vedere persone che la mattina non posso vedere.
Bisogna cambiare i cuscinetti. Sì, ho notato. Devo cambiarmi il culo, Darpacio. Ho il culo in questo momento abbastanza preso proprio da lui. Sì, Sara. Non è buono questo segnale. No buono questo segnale. No buono questo segnale a terra. No buono. Io non infilare là dentro. No, no. Tu infilare là. Io non mi ci infilo. No, no. Come state, cari? Ciao, Geno. Spaventati stiamo, Geno. Spaventati. Ciao, Gian. No, buono, Tommy. Io non ci vado là davanti. Ma dove? Mi spiegate dove devo andare? Qua. Ah, qua. Giù. Ho fatto un po' di casino, eh. Non è che si è mica svegliato questo, tipo, ba. Di là. Di qua. Di qua. Nasco, no, ma per il momento non c'è. Grazie, divano. Thank you. Sto pensando che dato che non riesco a cambiare nome all'account, forse ne creo un altro. No, 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 Otaculo, lo puoi cambiare dopo 60 giorni il nome all'account. Dopo 60 giorni Twitch ti permette di cambiarlo. Io tifo per l'alien, vaffanculo, Dark. Te stai a guardare la partita pure tu. Mamma mia. Ciao, Mimi. Ma no, Mimi, vai a letto, vatti a riposare. Mimi, ma sei folle. Ciao, Mario. No, raga, non rimane. Se state male, non rimanete in live a guardare. Cioè, non rimanete qua a guardare la live. Andate a riposare la testa. Ok, dico. Di là? Io sono al lavoro. Ma sei al lavoro, Dart? Shh, facciamo un piano. C'è Dart che sta al lavoro. Ciao, Matteo Vigi. Ciao Matte, come stai? Credo ne valga la pena, mo. Grazie, Mimmo. Non mi dire queste cose che poi ci credo veramente. Grazie Sun, grazie Santo, buonasera. Buonasera. Che scema. Poi mi dici, baba, mi hai fatto licenziare perché ti stavo guardando, hai fatto casino. Oh, è questo? Prendi. Questo posto non mi piace, raga. Questo posto non mi piace per niente. Ciao Fasti, buonasera. I don't like. Ah, devo uscire per forza. I ask. Oh Cristo. Ma poi sta qua. Ce l'ho sopra il cervello. Il mio cervello non è molto grande. Livello 2, beh, esatto. E un altro di questi cosi, porco. E passo attraverso le cose. Ok, di qua. Madonna, sta telecamera che si gira de botto. Madonna. Madonna. C'è un save? No. Col cazzo che ti danno il save. Certo. Certo, c'hai ragione. Hai ragione. Jack, ci sta un sacco di pubblicità su Twitch ultimamente. Ci sta una sacca, una fracchiata di pubblicità ultimamente. Che poi non si danno nemmeno, non si danno nemmeno una regolata, perché potrebbero evitare che blocchi la live. Invece blocca la live. Dai, non girare più. Oh, sei bloccato. Che devo fare? Di qua o di qua?
è di qua ma non è di qua, non capisco. È di qua. Ah, ma di qua. Ah, eccolo, ragazzi, scusate, non lo vedevo. Ciao, Name. Easy, easy, raga, easy. Che cazzo era quel pallino? Piano, che mi beccano. Potevo andare. È qua. Perché è sceso? Ciao Fasti. Ciao Emma. Perché è sceso dietro di me? Non ho fatto un rumore, raga. Ce lo fa, hai visto Fede? Te l'avevo detto. Ora hai 60 giorni con questo nome. Poi se vuoi lo puoi ricambiare, però almeno è il nome che ti piace. Ciao Lopez. Silenzio, 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 silenzio. Puttana tua sorella, quella donna che mi ama da morire con le mani. Che bella coda. Ti prometto, Antonio, che se mi fai domande intelligenti ti rispondo, ma se mi fai domande stupide... Sì, ma magari saliamo. Porco. Ma perché non mi fa entrare, raga? Prima mi faceva entrare, però. Ok, ora sì. No, 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 non ero accucciata io, però. Non ero accucciata io, mi sono pure alzata all'impiedi. Però mi faceva premere X. Grazie, Antonio. Mi sembra Joe dei Griffin. Ma chi? Ma se mi esce qua mi incazzo. Stai calmino, bro. Stai calmino, bro. If you stai calmo, io sto calma appresso a te, non ti preoccupare. Tu devi stare calmo, però. Non ti devi agitare perché sento dell'agitatezza. Dove devo andare? Ciao, Cava! Rimarranno su Alien? Yes. Yes. Non lo so se ho fatto giusto. Appena esci, occhio, sì, Samu, anche perché lo sento che cammina. Ma è giusto? Lo stavo cercando. Fanculo, coglione di merda. Fanculo. Coglione di merda, non mi toccare mai più, non mi toccare. La stavo cercando tua sorella. Madonna, mi sono cagata addosso. Fanculo. Fanculo. Santo cielo, mi ha preso la gamba. Non mi toccare mai più. Mai più. Richiesta controllo di manutenzione nel settore C12 ricevuta e confermata. Un custode in servizio è in arrivo.
Ciao. Sei amico? Amico o nemico? Amico, mi sembri amico, mi sembri. Vuoi un caffè? Un tè? Una birra? Tutti i rappresentanti della compagnia. Mastro Lindo, era il nostro. Una bella cacata, si sente proprio bene, sì. Ok, ora che fa lui? Fa le sue cose al PC, sì, sì, sì. Ciao Ello. Ciao Ello Love, buonasera, grazie. Allora, è giusto inizializza il condotto della redistribuzione. Lo fa lui per me. La riceverò a breve. Ok. Ciao Joy, tutto bene, grazie. Che devo fare? Sì, ma non mi stai dicendo cosa devo fare. E io mi sto nettamente cacando addosso. Ah, la deve attivare prima. L'ha attivata la corrente, raga. L'altro? Però li ha fatti lui, Fatto, l'ascensore è collegato, Ripley. Ora cerca un posto chiamato Progetto. L'altro leva, Kronk. Fammi sapere quando sei. D'altro, hai detto come fosse. È qua. Dove si va? Vedo come faccio a tornare. È qui, sì, lo so. Ciao Raul. Ciao Lollo, buonasera. Silenzio, silenzio. Mi sto cagando addosso. Piano. Ciao Anna. Credo che devi andare dove c'è la scala verde, sì. Ciao Yolo. Sì Yolo, dove Franco conquista tutta la penisola. Decisamente. Ciao Fede, buonanotte. Bene Anna, grazie. Ecco, dobbiamo aspettare che sennò. Il gioco dice che io devo andare qua. Io non lo sto capendo il gioco. Dice che devo andare qua. Devi liberare. Devo cliccare i bottoni. Funziona. E non funziona. Ah, questo sì. Cazzo.
sta esplodendo tutto. Non mi pare un posto sicuro. No, Mastrolindo è già morto da Tia. Oh, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta? Sì! Gigi! Servirebbe togliere la purificazione. Avevi ragione. Dovevamo purificare l'aria. Indietro ora puoi cliccarla. Sì, non l'avevo vista che potevo cliccarla quella dietro. Suka! Waits, ce l'ho fatta. Ti segue ancora? Penso di sì. Ho un piano, va al laboratorio. Grazie, che bel piano di merda. Questo piano lo sapevo dare pure io, però non si può salvare. Questa non è una bella cosa, il fatto che io ancora non possa salvare, eh? Sì, ma dove si salva? Qua, sì cazzo. Ah, che bello. Ok, allora, salvato abbiamo salvato. Ora possiamo andare anche a morire, me ne fotte il cazzo. Ora possiamo stare tranquilli, che più o meno ricominciamo da qua. Allora, questo e questo. No! Mi ha cambiato il coso del pad. Vado a dormire, buonanotte. Grazie ancora per tutto il supporto, Alo. Grazie ancora per tutto il supporto. Ah, ho aperto l'ascensore. Grazie come sempre. Che paura. Che due coglioni Dark. Cioè veramente, che due fucking coglioni Dark. Se continui ti banno definitivamente, perché non stai rispettando una delle mie regole del canale, te lo dico, eh. Se vuoi rimanere qua dentro, stai zitto e te stega. La musica è bellissima, ma da fuori l'avevo visto prima già, in realtà è la stessa cosa di prima. Però me l'hanno riaperti. Ciao Ela, buonanotte. Minchia, oh, cioè, non vi riuscite a calmare certe volte. Il bello è che io i messaggi li evito apposta, cioè io non ve li leggo apposta i messaggi. Però continuate a scriverli. Si vede che non li leggo apposta e continuate a scriverli. Grazie, Keto. Sì, Chiara, è Alien. Sì, ma non mi si muove. Sì. Sì. Bello il tizio morto. Ciao Frederick, buonasera. Il laboratorio si può separare. Minchia, veramente streamare è troppo complicato. I sistemi si ricollegheranno. Con la gente che spoiler diventa la cosa più complicata del mondo. Non so come fate. Ciao Virgi, buonasera. Buonanotte Luigi. Che è succeduto? Gabi, come sempre. Ma devo scendere, sì. La scala è dorata, attenzione. Ciao Wood, buonasera. Benvenuto. Andiamo. Sono ricordata ora, aspettando la foto delle narici io. Te la devo mandare, Jen. Ma dentro tutto? Ciao Zoriddu, purtroppo ho dovuto togliere il video, Jenny, perché mi hanno tolto la musica, quindi devo rimettere il video senza la musica. La musica era una copyright, però non so. Quindi lo vedrai ricaricato di nuovo su TikTok. Grazie Luigi. Ciao Solid, buonasera. La gente non è capace di godersi il gioco. No, ma proprio no. La gente non è capace per niente di godersi il gioco.
Il bello è che hai fatto un video su TikTok su questa cosa. Sì, ma Wolfio non serve. Mi hanno spoilerato tutti i giochi possibili. Anche God of War me l'hanno spoilerato, Wolfio. Il tempo che ho iniziato, 2 secondi dopo era spoilerato. Ci rinuncio, ragazzi, ci rinuncio. Infatti io non li leggo per non spoilerarli a voi. Però io li leggo, cancello, vabbè. Devi farci quello. Lo so. Ho un problema con il pad e PS5. Sì, Marco, tutti i pad in realtà. Ciao Roberto. Comunque non c'è scritto dove devo andare. Sì, anche Matteo, sono in entrambe le piattaforme. Grazie, Dark. Ti ho detto cosa devi fare, non succederà niente. Finalmente. In che senso non succederà niente, Darpacio? Prima o dopo che il tizio mi prendeva la gamba? Prima o dopo che il tizio mi prendesse la gamba? Pagare? Che avete fatto? Ma c'era il pronostico più 10 morti? Ma io non lo sapevo. No, non lo sapevo. Raga. Però non vale. No, non vale, io non lo sapevo. Se non è Alien, che cos'è? Me sorella. Buonanotte, Rob. Me suoro. Non vale, non lo sapevo, raga. Non va. C'ho un insetto in cam. È in camera pure. Sì, è Alien, certo che è Alien. Babba, donazione dai Bijou. Solo per dirti continua così che sei grande. Auguro tutto il meglio che tu possa desiderare. Felice di fare parte di questa bella community. Grazie mille per i 10 euro, Ibi. Thank you so much. Grazie infinitamente. Non l'avevo visto, ti chiedo scusa, non l'ho nemmeno sentito. Per colpa del boss che mi aveva preso. Grazie mille, Ibi. Thank you. Grazie, raga. Grazie tante, Mimi. Buonanotte, Germano. Buonanottissima. Grazie per la compagnia a tutti. Ci mancherebbe, ma non, nel senso, io lo dico perché nessuno è mai costretto a fare qualcosa nel mio canale per supportarlo. Wait, nessuno deve sentirsi mai costretto a fare una cosa nel mio canale. E quindi se quello che fate lo fate col cuore, vi viene spontaneo. Grazie. È difficile trovare il mostro. No, il mostro ce l'ho sopra la testa, Chiara. Il mostro è facilissimo. Porterai altri horror? Allora, uno lo giochiamo in realtà domani mattina. E Born to Fear me l'ha regalato Federico. Però vediamo com'è. Se mi fa troppo paura non riesco. Ciao Anna. Perché mi scrivi? Mi scrivi sempre non piangere, Dart? Buonanotte Matteo. Fa più rumore sto coso che altro, sì. E il fatto che adesso è uno, che quello mi viene dall'alto, io che cazzo devo fare? Quello mi viene dall'alto dei cieli, io che faccio? Ti dico grazie, buonasera. Posso dire buonasera a Giacomo. Ci sono i tizi bastardi per terra che mi tirano, ditemelo. Ciao Luke. Una volta. No, anche l'altra volta hai scritto non piangere. Poi ho detto, perché mi dice non piangere? Che ho fatto? Ma insomma, cosa ho fatto? Non mi ricordo. No, lo so, Jenny. Poi ho detto,
Che memoria. Io mi ricordo sempre. Io mi ricordo abbastanza tutto in realtà. Una memoria molto ferrea. È giusto, va? Non so se è giusto. C'è una rivista. Ed è una rivista tipo cioè. Sì, ma io non trovo un posto. Usa i condotti sotto di te. Quali condotti sotto di me? No, ma raga, ma devo andare qua. Per forza. Perché la mappa non è segnalata, quindi vuol dire che devo andare di qua. E pensi l'interruttore. Vai. Fatto. Vedo un picco di tensione. Ora ricorda che i sistemi okay. del laboratorio a Sevastopol, dal terminale nel laboratorio centrale. Contiamo su di te, Ripley. No, non sento niente. Io non sento assolutamente niente. Non sento, fa più casino questo che mio. No, ma fammi abbassare un attimo. Fammi abbassare un attimo il volume. Allora, devo uscire da qua e tornare indietro ed entrare dall'altra porta. Ok. Salvo. Stava smocciolando, l'ho sentito. C'è qualcosa che smocciola, raga. Sta cagando il condotto. Yes. Ma io posso uscire da là pure. Ma di qua è giusto. Ora smocciola sangue. Sì, sta smocciolando il sangue. Perché mi sa che gli abbiamo attivato i condotti. Raga, grazie a voi per la compagnia. Di qua. Ok, porta. Ok, porta. Vado alla telecamera che mi sta flickerando da una parte. Conosci Daylight? Conosco, di nome lo conosco, ma non... Non c'ho mai... Non ho mai fatto niente. Leggi il mio messaggio? Certo, Ele, dammi un secondo. Una domanda per deformazione professionale. Ma anche sulle donazioni in euro ci paghi le tasse? Certo, Eleonora, su tutto quello che entra a me in tasca pago le tasse. Qualsiasi cosa. Bit, sub, donazioni. Viene controllato il mio PayPal. Viene controllato tutto. O anzi, se proprio lo vuoi sapere, questo è il periodo delle tasse. Quindi per ora sono in fase di pagamento. Se la mia telecamera stesse ferma. Figurati. È normale che siate curiosi, perché questo mondo è un mondo nuovo lavorativo, quindi magari non si conosce. Non ci conosciamo di presenza, ma lo conosco di... Ciao Mirates Game, ciao pupi, benvenuti. Scusatemi, sono in una parte un po' complicata, ma benvenuti, grazie mille per il ride. Mi raccomando, lasciate un followino a Mirates, thank you. Benvenuti a tutti ragazzuoli. Sto giocando contro l'alien, diciamo che lui sta vincendo. Mi dispiace Ripley. Hai vista la coda? Cosa mi dispiace Ripley? Che vuol dire mi dispiace Ripley? Mi stanno in culà? Cosa cazzo vuol dire mi dispiace lì? Ciao Luz. Ciao caro Green. Grazie Malda Killer. Thank you per la sub Mira. Grazie infinitamente. Gentilissimo. Grazie.
Cioè, mi hanno fottuto, t'ha fregato, sì, grazie mille, Mado, davvero. Adesso Mira, puoi prendere l'uccello e farlo vibrare. So che non è una cosa positiva, ma puoi farlo. Ciao Conan, ma come? Cioè, mi hanno fottuto. Ti stimo per il coraggio che hai a giocare questi giochi. Oddio, questo gioco è un horror in realtà ambientale, non è un horror... horror. Gli horror, horror simpi non li posso giocare. Buonasera, Mal. Gli horror horror non riesco a giocarli nemmeno io. Tipo quando mi hanno fatto giocare Emily. Emily wants to play, non c'ho fa. Malda, grazie, ma perché? Malda, grazie mille per la sub regalata a Conan. Thank you so much. Grazie, gentilissimo. Resident Evil 2, quello ci arriveremo. Grazie davvero, infinite, super gentile. Mi sa che devo andare di qua. Ed è fatta apposta che io debba andare di qua, perché lui mi deve tenere il piede. È fatta apposta, devo toccare quel comando. Quindi lui mi prende la mano. Mi sa. No? Non mi prende. Forse non ti ricordo. Ero Harry Blonde. Certo che mi ricordo. Harry Blonde? Certo che mi ricordo. Certo che mi ricordo. Grazie. Grazie, Malda. Thank you so much. Grazie mille. Ma va, scherzi. Grazie davvero infinite per tutta la gente. Per le cose, grazie. Io sì, certo che mi ricordo di Eri. Eriga. Eriguccia. Allora, raga, c'è un problema. Una volta attivato il sistema, io la prendo nel culo. Cosa che poi succede anche nella vita reale. Devo tornare là. Ciao Silvi. Buonasera. Ma anzi, scusami, come mi hai fatto a trovare partendo da Erika? Qualche ride, forse può essere. Solo gusti, babba. Ho capito, ma perché io sempre nel culo? Ah, parte del tempo lurco, purtroppo. Ma va, Malda. Ma va, tutti lurcano. La maggior parte degli spettatori lurcano, perché la maggior parte degli spettatori ti guardano quando possono. Ma dopo i romane, vabbè, magari ti piace. Sei fatigato. Vabbè, ci sta. Allora, vai, andiamo. Grazie, vabbè, mi hai completato il sub goal. Grazie, Valda, per i 3 abbonamenti regalati e 1 a Silvi. Silvi, benvenutissima, penso, o benvenuto all'interno della community dei comp. Grazie alla sub regalata da Malda. Thank you. Ancora grazie, Malda. Però, Malda, io non voglio. Grazie. Aggiorna il sub goal. Ah, fermi, adesso lo aggiorna il sub goal. Mannaggia. Porco. Ora lo aggiorno. Finisco di cenare nel mento. Oh, buona cena allora. Buona cenissima. Sei la mia serie preferita, prima di Lion. Grazie, Giupo. Prima di Lion, attenzione, minchia. Penso di sì. E di che cosa, Bario? Sì, penso anch'io. Il problema è che non bisogna farsi sentire qua. Aggiorna. Aggiorna il sub goal. Fammi salvare intanto, così non riparto sempre da là. È qua sopra. Aggiorna il sub goal. Ok. Vai. Vai. Che comunque che pezzi di merda che mi abbandonano qua, eh. Che pezzi di merda. Che mi abbandonano qua, non ci voglio credere. Ho visto la coda, sì, c'è la coda del tizio, Chiara. Ciao Mali, un bacio. Buonanotte Mali, tanto tra poco stacchiamo anche noi che sono le 23.01. Finisco questa scena, almeno me la levo. E almeno ce la siamo vista insieme. Che bello orologio che c'è. L'hanno fatta apposta, eh beh sì.
Lux, mi fa impazzire sta roba. Mentre c'è non è la cosa migliore, ci sono troppi infarti. Oddio Martina, poi dipende se sei una persona che tipo me, io non potrei mai mangiare con un orrore davanti. E sì, Ram, è quasi la fine. E questa è una scena, penso che sia una delle scene più belle, perché mi hanno appena abbandonato all'interno di questa stazione spaziale. Il che vuol dire che sono stata appena abbandonata. Quindi sono dei pezzi di merda. Senti, salviamo anche questa scena, perché rifarmi ogni volta tutto il video con la scena mi secca. Ciao Lucchetto, buonasera pupo. Ma non era qua il save? Ho sbagliato. Gnagna. Ti auguro una buona live. Va bene, non ti preoccupare, buona cena. Buona cena anche a te, Malda. E passa una buona serata. Mi raccomando. Tu non hai voglia di rifare cose. Ho capito. Preferisci rifarlo? Cioè, preferisci rifare ogni volta la scena? Cioè, raga, che due coglioni. Buonasera, Gri. Cioè, ogni volta la stessa scena? Sì, Vuka è bellissimo. Molto bello. Danno più fastidio agli allarmi che Alien. Sì, però mi prende sempre da dietro. Io non lo vedo. Ciao Dark, buonanotte. Allora, sta girando da solo però. Andiamo piano piano. Se la vedi 5-7 volte ti scoccia abbastanza. Poi più che altro sai cos'è? Che c'ho il pad rotto. Ho il pad che gira da solo. Quindi mi sta venendo l'ansia per questo motivo, perché c'ho il pad che mi gira da solo. Grande, cendere. Voglio vedere cosa succede dopo sta scena, sono troppo curiosa. Il pad della PS5, sì, Simpri. Ciao Sergio, buonasera. Come tutti i pad, Simpri, si rompono, è inutile. Si rompe questo. Flickera il Joy-Con. Mi hai chiamato col mio suono per nome. Vabbè, il tuo nome è Vukasin, quindi nel senso o ti chiamo Vuk o ti chiamo Vukasin. Teresa, non è che ho stata scelta. Vabbè, non mi vuoi più bene. Ciao Orco, perché? Perché no, Orco? Che è successo, Orchetto? Posso salvare questa scena? Cristo, che mi sta facendo arrabbiare il fatto che me la devo rivedere ogni volta. Ah, non posso salvarla? Sta smocciolando, raga. Gocciola. Recarsi alla chiusa da gnegne. Devi attendere la notifica di intervento di emergenza. Via via, piano 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 piano. Aspettate che devo controllare tutti i soffitti. Perché se sgocciola, se mi smocciola dal soffitto, sono morta. Grazie, Malta. Vabbè, Malta, tu non ce l'avevi la sub. Mi sta smocciolando? Non capisco. Grazie mille, benvenuto per il tuo primissimo mese in assoluto nella community dei coppe. Prendi il tuo cello e fallo vibrare, che può sembrare una cosa pornografica, ma non lo è. In realtà non lo è. Ah no, devo correre. Io in questa scena devo correre. Va bene, è in realtà l'uccello vibrante, sono le moto. Niente, io in questa scena devo correre alla porta. Ma no, non ho chance. Devo aggiornare il sub goal, è vero ragazzi, mi avete... Vero. Aggiorno il sub goal. E cosa scrivo? C'è un gioco che potremmo portare che io non ho voglia di farlo? Sì, ma non lo dico. Non lo so. Ciao Bagnoregio, Outlast. No, Outlast 2000 sub. Non lo faremo mai Outlast, ragazzi. Perché Outlast se lo sblocco, lo sblocco a 2000 sub. Quindi non lo giocheremo mai in assoluto. Allora
Non lo so, ci devo pensare, quindi metterò una cosa random in realtà. Ciao Peppone, ciao Plautus, ci stiamo cagando sotto, mi sta uccidendo 30.000 volte Plautus. Dai, è bellissimo Outlast, ma voi siete pazzi. Spacchettamento su FIFA. Vabbè, lui ovviamente mi vede adesso, eh. Perfetto. Until Dawn l'abbiamo già giocato, bagno. Attenzione, per restare caldi e dirigersi verso l'uscita più vicina. L'abbiamo già giocato. L'abbiamo già giocato, Until Dawn. Come sta andando? Bene, Lisa, sto morendo un bel po' di volte. Silent Hill, sei in culo. Ah, devo nascondermi, pollo. E dove vado? Scusami. Buona serata, Conan. The Quarry. Bravo, Samuel, mi piace. The Quarry, dai. Famo The Quarry. Famo The Quarry. Nei condotti sotterranei. Ma come si aprono i condotti, scusami? Si possono aprire? Alle 23 stacco, Roberta, solo che... voglio finire questa scena di merda. Non posso salvare, Abate, è bloccato. Bloccato. Twitch, ciao cuore. Ciao Marrei Pigliati. È bloccato il save, non si può salvare. FNAF non lo giocherò mai, ma ho troppa paura di FNAF. Sono questi? Ah, non lo sapevo. Doki Do. Doki Doki 1500 sa. Recarsi alla chiusa d'aria più vicina e attendere la notifica di intervento di emergenza. Ciao Martina. Oh, ciao porcellino. Va quanto vuoi. Succhiami le palle, succhiami. Io ti sparerei in bocca, ma non posso farlo. Non lo sapevo che era davanti a me. Che gioco è Doki Doki? È un horror psicologico. È un horror psicologico Doki Doki. Ya, che due coglioni. Sì, faccio tutti i giorni live, ciao. Da lunedì al venerdì. 9 e mezzogiorno, 20:23. Io voglio vedere cosa c'è dopo questa scena, ma non ci riesco. 1500. 1500. Aspetta che lo aggiorno. Qua lo aggiorno. Qui lo lascio così. Oh, così abbiamo un obiettivo, vai. Callisto Protocol quando uscirà. Callisto Protocol, ragazzi, ancora ce ne vuole prima che esce. Tranne il sabato e la domenica. Grazie Samu, l'ho dimenticato. Tranne il sabato e la domenica. Minchia quanto gira la telecamera. Stavo andando a vomitare. Scorn, cos'è Scorn? Non conosco. Perché FNAF mi fa troppa paura. Non riesco a giocare ai giochi con i jumpscare. Da quanto gira. Ragazzi, sta rompendo sempre di più. Come. Più ci gioco, più si è rotto. Cazzo. Che palle. Scusate se gira così. Fai vedere com'è. Ciao Kirby. Resident Evil 7 e 8 l'ho già portati. Già giocati.
Di altro non capisco dov'è. Ah, qua è. È qua. Raga, oggi giocare sta diventando impossibile con sto pad, ve lo giuro, non riesco a giocare. Scorn è un horror che si ispira al design di... non conosco, ovvero quello che ha creato il design per Alien. Ah, ok. Sì, ciao, te l'ho detto poco fa, ciao, ti ho risposto poco fa, sì. Che devo fare? Ma poi lui è qua sopra, io come faccio? Ciao Lollo. Sì, l'ho giocato Roberta per un anno. Poi mi ha rotto le palle. Io francamente non so come fare. Non ti preoccupare, ciao. Come faccio? Mi sta sopra la testa, ragazzi. Che infarti sia abbastanza. Che gioco è? Alien Isolation. Sì, ma mi sta qua sopra la testa. Ma ci sto perdendo una miriade di tempo, Lollo. Ci sto perdendo un sacco di tempo. Uso il lanciafiamme? Dopo aver avuto il posto te la scogliti. Esci e vai alla porta. Ma lui è sopra di me, gatto. Ce l'ho fatta. Sì, Roberta, Apex Legend pure ci ho messo 2 anni. Però quel gioco devi per forza avere il gruppo di amici, se no minchia. Questo tizio che mi illumina dovrebbe essere il... Sì, ma se non se ne va, raga. Che due coglioni. Ok. Raggiungi la chiusa d'aria. Che cazzo è la chiusa d'aria di qua? Di qua? Ma lui è sopra di me. Raga, è sopra di me. È proprio qua. Io posso correre. Esco e corro, ragazzi. Madonna, i passi, li senti? Apri e corri. Ok, Gigi. Ok. Vai. Apri la leva. Prendi il caschetto. Mettiti il caschetto. Ok. Minchia, nello spazio aperto. Ma siamo pazzi. Madonna, addio. Come fa a prendere le cose? Gigi non c'è. No, Gigi no. Oh, madonna. Lei come ha fatto a sapere che c'era una leva qua?
Che figli di puttana quelli che ci hanno abbandonato. Io spero che noi adesso li andiamo ad uccidere, tipo, tutti quanti. Io spero che adesso noi andiamo a disintegrare tutti quanti. Possiamo andare a prenderci a calci quelli che ci hanno lasciato qua? Esatto, exactly, raga, exactly. Noi adesso andiamo lì e gli diamo una botta sul culo e gli facciamo sentire la presenza pure, se ci riusciamo. E gliela appoggio, guarda. Ah, voglio se ce l'appoggio, va. Salviamo, raga. Salviamo. Cambiati. Pronto? Pronto? Ragazzi? Qualcuno mi sente? Ripley, sei tu? Sì, coglione di merda. Sono io, coglione di merda. Sono io, figlio di puttana. Esatto. Lei ha detto figlio di puttana, ma io avrei detto coglione di merda. Non avevo scelta, nessuna scelta. Non è vero che non avevo scelta. Allontanarla dalla stazione con ogni mezzo necessario. Sì, usando me come esca, sacrificandomi. E ha funzionato, Ripley, ha proprio funzionato. Ci sono riuscito. L'ho espulsa sul gigante gassoso. La stazione è salva. Capisco, ma resta il fatto che sei stronzo e disumano. Sto tornando al dipartimento. Discuteremo lì i tuoi metodi. Passo e chiudo. Diglielo, coglione di merda. Sì, sì, come no. Sì, sì, era costretto. Sì, sì, era costrettissimo. E come c'era costretto, sì? Sto soffocando. Ciao, Queen. Sto deficiente. Ti vengo a bucare le ruote della macchina appena ci vediamo sulla terraferma. Sì, devo ancora trovare i potenziamenti. Allora, lui vuole che io vado da lui, ma io non trovo la strada, però. Attenzione. Okay. A fondo, ho alzato la di qua. Di qua. Testa d'accesso richiesta. Ah, non mi fa entrare? Figlio di puttana. Perché non mi fa entrare? A bucargli le ruote, assolutamente, quindi andiamo in due. Aspetta, mi sono persa. Allora, di lì non posso tornare. Di qua ci sono andata, ma la tessera non l'ho trovata. Così sto scemo impara, esatto, gli leviamo l'amicizia su Facebook. Ti immagini lei, Luni, che diceva: vedi che ti sto levando l'amicizia su Facebook, hai capito, bro? Ah, no, allora scusami, certo che ti salvo. No, no, no. No, no, no. L'amicizia su Facebook no, quella la voglio. Buonanotte, Emma. Buonanotte. Mia madre be like. Vabbè, penso che un po' tutte le... Oh, è questa? Ucazza aveva... Oh, ehi, oh, ehi. Ehi, vabbè. Come se l'avessi pigiata, non vi preoccupate. Ma non mi... Ciao Mystic, grazie mille per il follow, benvenuto. Lo bruciamo, ribruciamo. Sì, ma come cazzo ci entro là dentro, scusate. Mi sono persa. Mi sono persa. Prova a guardare sul tizio. Sul tizio morto. Ma perché c'è un tizio? E bello il pompa. Il pompa mi piace. E il pompa. Il pompa pompa. Raga, il pompa pompa. E sti cazzi, dai. Ciao Yassin. E il pompa pompa, raga. Buonanotte, Simone. Allora, chi è che devo prendere a colpi di pompa in faccia? Fucile a pompa. Amone,
quello stronzo che mi ha abbandonato nella navetta da sola, eh? Pezzo di merda, eh? Adesso non ti fai vedere perché c'ho il pompa in mano, eh? Vieni qua, coglione. Vado a salvare. Vieni qua, coglione. Io mi ricordo tutta questa stanza, me la ricordo. Però mi ricordavo che qua c'era il save. Non c'era il save. Eccolo. Lo sapevo che c'era il save. Zucca. Lo sapevo, cazzo. Sparagli nel culo. Ma voglia. Sono scappati tutti, è certo. Poi ho visto che non hai salvato, non gli compro più le cose su Vinted. No, quello assolutamente. Chi cazzo gli compra niente a questo? Non gli regaliamo più niente, noi. Eravamo amici prima, adesso non lo siamo più. Nella fronte, ora gli spa. Potrebbe richiedere la mia attenzione. Venga con me, per favore. Se sarà necessario. Minchia. La mamma troia. Ah, ok, bravo. Oh, è morto. È la prima volta che ne ammazzo uno. Suca. Amio, ciao. Amio, non ti ricompro più le cose su Vinted. Ok. La mia arma è scarica, tipo. Esatto. Yeah. Oh, però c'ho il razzo. Allora, ascensore. Aspetta che salvo di nuovo, perché io ho un feticismo per i save. E quando ne vedo uno devo salvare subito. Quando ne vedo uno mi emoziono e devo salvare. Vedi, l'ho visto e mi sono emozionata. Ma il pompazzo, lo so, Darpace. Infatti mi sono emozionata. Ci darò colpi, più colpi. Esatto, non ho più colpi. Però dovevo ucciderlo, Luz, era importante. Ciao Sole Flo, buonanotte. Gli metto un razzo nel culo. Magari parte. Chi è che disegna i porci così bene? Un applauso a chi disegna i maiali così. Guarda, Pigli, è uguale. È uguale, Pigli. È fatto proprio bene. Vai. Signori, si va. Sì, mi sa che adesso parte la storia. E poi andiamo a nanna. Adesso parte la storia, andiamo a nanna. Andiamo tutti a letto insieme. E ci abbracciamo fortissimo. Però non scorreggiate. Non scorreggiate, eh? Mi raccomando. Che voi poi scorreggiate la notte sotto le coperte. E non mi sembra il caso. Riccardo, ce l'hai fatta? Non grazie a Wade. È uno stronzo. Ciao, Psycho. Lo è sempre stato. È testardo anche. Io ne faccio tante. Super, ma che schifo. Così. Ma non parte la cutscene? Mi dispiace, per prima ho fatto un casino con l'isolamento. Lascia stare. Fa male trattenerle. Lo so, Fabri, però non potete farmele sotto le coperte. Che schifo. Se.